Ho tutto quello che serve nella borsa Fendi, cappa sopra il mio collo, tre coglioni, due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 K sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po', sono il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia, finte facce da cattivi, giuro vi ho già visti. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di Mogano. Conto soldi dei contatti su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli, ci scrivo una H, nel frattempo li ho rifatti. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg, cabron. Per vezze che sono come bygone. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapicco. Sono di spurchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris. Fumo grammi di Buddha, ci fa la faccia di sti luridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso. Gente seria, droga, armi, situazioni sempre peso. Birri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro. Mi ci compro case da auto con gli spiccioli che in tasca. Se non hai capito il nome, per favore zitto e basta. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Guidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Mamma, eccoci qua, buonasera a tutti maledetti. Buonasera ragazzi, scusate il ritardo, ho avuto un piccolo contrattempo stasera. E c'è stato un problema tecnico per quanto riguarda alcune cose, ragazzi, ma siamo qua stasera. Scusate il ritardo. Buonasera Giamaica, buonasera Giuseppe, siete carichi ragazzi? Vediamo un po' chi c'è qua. No, dov'è Samir? Salve. Oh belli. Buonasera. A posto? Come state? I nostri. Io da Dio. Buonasera bro, buonasera Franci. Siamo appena schiantati contro uno dei nostri che non sa guidare. Molto bene, molto bene. Oh ragazzi, avete armi tutte? Tutto a posto? No. Allora suonate, venite qua, suonate 236. Vedo io. C'è tutto qua. 236? Sì. Andrei, Michele, Francesco, vabbè, Luciano, permesso. Sergio. Venite, venite. Allora, che vi serve? Pistola. Pistola e munizioni. Allora, una. Grazie. E due. Grazie. Quanti pacchi? Sei? Basta? Sì. Sì, sei, cinque, guarda. No, però sono quelli del... Sono pesanti. Sono... Quelli. Sono pesanti. Non ho quelli pistola qua. Scrive. Passatemi di nuovo indietro quelli e andiamo, sì, a prenderli in armeria. Allora, aspetta, 5 al 236. Cazzo. Pure io non ne ho. Avete una cazzo di radio voi? Sì, noi sì. Cioè, ho solo la mia. Allora, andiamo a comprare una radio e andiamo a prendere le munizioni in armeria, dai. Maria Antonietta, Andrea, Michele, grazie per i like, Franci, grazie per il like e condividere, amore mio. Buonasera. Nettuno. E bene. Oh, bello. C'è la radio? No. Devo andare a comprarne una. Flu. Tra poco vieni. Hai capito che... Chi è?
1. Oh, Rub, per caso tu hai munizioni per la pistola qua dentro in più? Certo, adesso te la... No, per i ragazzi. Sì, 157. Raga, venite qua, ce le ha lui le munizioni, suonate 157, venite qua sopra, quell'altro appartamento. La numerina a cui servono le pistole? Sì. Ok, 241 mi servono, sia muniti e pistole. Grazie. Vai. Ieri ragazzi che hanno bisogno delle munizioni sotto di venire qua e suonare a lui, che numero sei già? 157. Ok. Girate la radio, eh? Allora è successa una cosa, ok? Ero al 206 che stavo depositando i miei soldi. E un gruppo di ragazzi, quasi tutti mascherati tranne uno, mi hanno cerchiato. Mm? Mi hanno detto che sapevano che io lavoravo con te, per te. Ma? E mi hanno detto... Sono? Mi hanno detto, uno mi ha detto che si chiama signor Alveg. Scusami Andrea, avete ragione, raga. Ti do vai, questa Samir, radio, belli. Per dirgli di entrare in questa radio, che ho una comunicazione molto importante per lui. La radio, okay. Ah, sono segnata sul foglio di carta, aspetta. Del 31.7. Check. Check radio, mi sentite? Sì, check. Ragazzi, mi sentite? Sono il principe, chi è che aveva bisogno di parlare con me? Buonasera. Buonasera, caro. Chi sei? Sono Steve. Oh, bello Steve, come stai? Mi senti? Ciao CJ. Ciao CJ, certo che ti sento. Come stai, bello mio? Bene, bene, scusatevi ragazzi, è stato un problema stasera entrare in città. Stai tranquillo. C'è una porta intasata. Dimmi tutto. 10 minuti, 15 minuti, ce la fai pure adesso, fra pochino, a stare alla barazzeria. Per fare cosa? Ti deve parlare mio fratello. Vediamoci da un'altra parte, che la barrozzeria ultimamente è troppo frequentata, ragazzi. Io c'ho una cavigliera poi, CJ. Lo dico. C'è la cavigliera? Sì. Beh, tanto è un incontro tranquillo, mica dobbiamo fare. Ah, te lo dico per correttezza, fratello, lo sai. Uno si sente. Sono troppo il cazzo questa cavigliera. Se mi fa una foto, la verità. Lo so. Cazzo ti devo dire, me l'ha messa ieri. Se facciamo che vederci per dire che so al 7:19 in qualche posto, che se arrivano gli sbirri comunque ci possiamo difendere. La rosseria è un casino. Come dica niente. Robert, guarda in alto. Ma quello? E datemi voi un civico, raga, allora per telefono, vedete voi. Jack, guarda dietro in alto. Edi, bello mio! Ti vedo! Guarda che macchinina che ha tirato fuori, ragazzi, bello! Hai sbagliato un ritentato! Ragazzi, ve le date le munizioni, Rube? Sì, sì! Papà, a tutti, cioè, ma a non tutti. La fra, una foto col capo, una foto col capo, prego! Vai fra, vai fra! In posa, si metta! Buono. No, non davanti al ragazzo, per favore! Per favore! Oh, bravo! Ok, così, perfetto! Perfetto, ok! Quadra bene sopra! Si mostri bene! Perfetta, c'è la macchina in mezzo, qualcuno che tolga la macchina per favore. Grazie. Non so 20, devo. Perfetto. Gang, scrivi effetto 7. Aspetta che ne faccio una bene. E metti il primo. Buono! Maledetto. No, quelli sono morti! Mi senti? L'ha preso in braccio. Mando subito. Ora che ho un po' di colpi. Manca dei colpi a fra, raga. Manca... Dimmi come mi devo muovere, fra. Dove che faccia? Senti una cosa, ripari al volo. Là dove ti ho detto prima, quel posto, ci vediamo là e poi partiamo, ok? Dai, va bene. Ok, forza. Arrivo. Andiamo un attimo fino in barrozzeria, dai, che dimmi mi devo parlare della gente. Poi vi spiego una cosa quando siamo là, ok? Dai, ci vediamo là, ci vediamo. Chiedere di fare una cosa per me. Ma dalla 195, vieni qua, che andiamo in mezzo. No, vabbè, qua, vabbè. Dove dobbiamo vai, andare? Vai in bar che mi devono parlare CJ e gli altri. Buonasera Amer, ciao Gianluca, ciao Amer, forza, stasera vogliamo il panico, lo facciamo il panico vincitore. Adesso ragazzi abbiamo
intenzione di fare una cosa molto particolare. Vorrei fare dei rapimenti abbastanza valori. Voi siete d'accordo con me? Ditemi, voi siete d'accordo con me? Lo facciamo? Lo facciamo. Lo stiamo già per fare. Il prossimo pugno che parte spara tutti e due. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao Bre. Come stai? Come stiamo? È da posto? Da posto. Io un po' di acidità di stomaco, eh. Buonasera. Acidità di stomaco. Se mangiai pesante la mia taglia, visto? Vabbè, ma stasera... Allora, mi ha appena fatto entrare in radio a CJ, Natalino, questa gente qua, mi ha detto che vengono qua che devono parlare con me. Adesso che arrivano, però sì, ci dobbiamo spostare perché io c'ho la cavigliera qua, non va bene. Beh, lo ha detto zio Marco che cercavano pure a me, eh. Chi ti cerca? A chi? Sta gente? Sempre loro. E adesso che arriva. Eccoli, eccoli. Questo è bello. Il sole. Da niente. Là sopra al tetto. Mi hai strompato con la macchina. Ti senti? Non da bere qualcuno. Guarda da bere. Qua in macchina. Allora. Non troppo mio fratello. Dai, che devo... Qualcuno da bere. Da bere. Ma ne da bere. Sono arrivato là dove ti ho detto. Eh? Sto svenendo. Sono arrivato là dove ti ho detto. Una me ne è data. Ma da solo devo venire? Non ho capito. Devo venire da solo? Vieni, basta. Visto che ho la cavigliera, non è meglio che facciamo venire anche i miei ragazzi? Dai. Eh? Li faccio venire. Non ho capito. Li faccio venire. Ok. Ragazzi, salite tutti. Ragazzi, salite tutti sulle macchine. Io adesso salirò su una macchina, voi venitemi dietro, ok? Ma tutti, macchine, moto, tutto quello che avete. Ragazzi, seguitemi, adesso salirò in una macchina, venite tutti dove vado io, ok? Dove sei? Oh, salite qua, dai, salite su me. EJ? Sto arrivando, per. C'è un esercito stasera, CJ. Buonasera, bene! Ciao Lupo! Cominciate ragazzi, forza, facciamo valere questi like! Ciao Zio! Boh, mi vengono a prendere. Ma questi qua che mi hanno cercato prima? Sì. Che voglio? E tu? Siamo noi. In quale salgo? Questa. Questa è CJ e tutte le staffette. E ma mi devo cambiare. Andiamo pure. Tanto loro vengono con noi, eh. Andiamo a casa, eh? Andiamo a casa tua, principe. Casa mia? Raga, io ho la cavigliera, ve gliel'ho detto a CJ, eh. No, andiamo a casa tua. Sicuro? Sì, cazzi tua, è casa tua. Vaffanculo. Andiamo. Vai con sta cazzo di macchina, stronzo! La capi, la corso. Chi è che sta guidando? Io. Vai. Fai una cosa, vai sulla 719, che almeno lì sopra se arrivano lì diamo il cazzo, raga. Siamo in tantissimi. 719, dai. Guarda quei pazzi lì dietro. Cammina solo con sta macchina che ti salgono sopra, fra. Capito? Fammi mettere il GPS, fammi non lo mettere. Ho messo. Come state, ragazzi? Come c'è male? Bene. Abbastanza male? Sì. Come mai male? Ho mangiato un tacco oggi, ho bruciato il buco del culo. Allora, ma siete tutti quanti che avete mangiato pesante oggi? Ho incontrato 5 persone e fino adesso hanno tutti mangiato pesante. Sono l'unico che si ubriaca nel weekend. No, ne abbiamo due. Nessuno mi ha detto bevuto troppo? Io c'ho una sedia di stomaco. Allora sono per quello che mi bevo le cazzate di tutti ultimamente. Guarda che mi butto fuori dalla macchina, alla prossima.
Almeno rimettiti nella radio con i tuoi, però non la so la radio con i miei, mannaggia il cazzo, raga. Non gliel'ho ancora chiesta. Ma tanto non vi preoccupate che non li fanno scappare, ve l'avete visti qua intorno cosa ci abbiamo? È un esercito. Oh. Aia. Vabbè, è la macchina del merda. Ma tu sei sicuro merda. Che proprio che sei l'autista giusto tu? No, ma sicuro che non ha per voglio guidare. Voglio vedere te guidare con 7000 draghi e 7000 persone vanno. Adesso prego. Attento. Adesso prego. Ma devi andare dritto. Ma guarda te che roba. E tu cosa pensi che dobbiamo fare? No. E che cazzo. Mi stanno sempre vicino questi. Tu hai capito vecchio, che hai in macchina? Hai trovato le patatine, hai trovato vecchio, la patente. L'hai presa la pillola, sai sì. La pillola di cosa? La, della la pressione, perché se ci scoppia la pressione tra poco. Vai piano. Quanti draghi? Dai, buoni miei. Sfondiamo il like, Matteo, Fabrizio, Alberto, Francesco, Matteo, Carmela. Aldo, Francesco, Federico. Franchino. Grazie per i like, raga. Scusa. Chi sparate? Staffato, guarda affatto, staffato, calma. Ma non pensavo. Ho un po' paura. Ma la nostra radio qual è? Principe! Hai capito, nell'app. Dove siamo? Era qua. Senti, ma mi hanno detto che stai avendo un po' di problemi. Problemi con la legge, signor Alve. Che vuoi fare? Adesso, guarda, ho avuto un problema all'aeroporto, non riuscivo ad arrivare in città, c'era tutto intasato, sono appena atterrato. Ho chiamato i ragazzi e adesso inizio a prenderli tutti, signor Alve. Inizio a prendere il procuratore, giudice, capo della polizia, tutti quelli che contano. Mi faccio dire un po' la situazione. È un processo in ballo? Sì, il 20 dovrebbe essere. C'ho la cavigliera, il processo. Vuoi andare ad attaccare? Prima di tutto voglio sapere la mia situazione. Voglio rapire sta gente e capire che situazione sono. Se veramente hanno prove su di me importanti, se no mi vado a fare il processo. Li rapisci così dai altre prove? Li rapisco così mi dovranno dire che prove hanno su di me, no? E cosa gli chiedi, scusa? Le prove su di te così almeno capiscono che sei stato tu a rapirli e sono rovinati. No, beh, ma io non glielo faccio direttamente come se fossi io. Gli chiedo che prove hanno su queste persone, no? Ma io andrei in caserma direttamente. Vuoi saltare la centrale? E gli sfascerei tutto. E al momento non sono preparato per saltare la centrale. Non ho. Perché non sei preparato? Non ho la documentazione adatta. Non ce l'ho io la documentazione adatta. Testa di cazzo, ma sei mi pipi per il culo? Ma sei tutto scemo? Sì. Sono corretto. Qua. Aspetta. Sì, corretto. Guarda il documento. Tac. Hai visto il documento? Guarda lì in mezzo. È grosso, eh. Bello. È grosso un parolone, è bello. C'è anche il numero. Però tu sei consapevole che attaccando la centrale risolvi quello che è il problema burocratico, ma non mentale. I poliziotti non si dimenticano di te. Lo so, però magari se vado al processo non mi possono dare niente. Non hanno le prove. Hanno solo la loro parola, tua parola, la loro parola sì, conta, ma non. Però se permettete ci potrebbe essere un altro problema, no? Sto giudice, sto avvocato, forse queste prove le hanno già in mano. E quindi andiamo a chiappare pure a chi dietro il governo. Andiamo direttamente lì. Assaltiamo prima il governo e poi la centrale, dite. Oppure le assaltiamo entrambi. Contemporaneamente. Nello stesso modo, ecco. Guarda quanti siamo. Un gruppo assalta un altro. E che vuoi mi dare una mano? Lei sembra che non ho bisogno. Se no, secondo lei, perché cazzo di motivo sono qua? La ringrazio. E di cosa, bello. Non me l'aspettavo. Quindi, chi assalta la centrale e chi assalta le. Governo. Noi sentiamo la centrale o il governo, ragazzi? Voi ve la sentite? Ce l'avete le palle calde stasera? Sì. Madonna, tutto caldo. Full screen. Noi centrale. Piedi caldi. Facciamolo, vamos. Facciamolo duro. Iemmo cazzo.
Noi facciamo la centrale e voi governo. Sì, ma deve essere un attacco combinato, Picciotti, possibilmente. Due, li dobbiamo allo stesso spiazzare. Tempo, in modo sicuro. Diciamo, non si possono aiutare. Sapete che l'attacco alla centrale è una cosa veramente rischiosa ed è una cosa che voi adesso dichiarerete, vero? Vabbè, al governo non è rischioso. E allora facciamo una cosa. Dice bene lui, al governo forse è un po' più semplice. Facciamo scattare la scintilla al governo. E quando si allarmano per organizzarsi il governo, è proprio lì li prendiamo contropiede. E gli diamo sberle a destra e a sinistra. Ma dopo arrivano a saltare il governo. Allora, facciamo così. Noi gli diamo il devono dividersi. Silenzio un attimo. Prendete i cazzi in bocca. Per me la soluzione migliore è fare scacco matto. Qualcuno va a prendere adesso un giudice, un procuratore e lo porta qua. Gli altri vanno ad attaccare la centrale. Io, principe, e tutti gli altri rimaniamo qua col procuratore. Se vi arrestano, il procuratore la leva per farvi uscire. Ottima idea. Mi piace. Facciamo. Come lo prendiamo il procuratore però adesso? E come lo prende il procuratore? Per il culo lo devi prendere. Come cazzo lo vuoi prendere, stronzo? Andiamo Vai a prendere un cazzo di procuratore. Andiamo lo conoscete tutto il nuovo procuratore? No. Dice che era l'ex avvocato con Leone, adesso è diventato procuratore. No, il nostro avvocato, fra. Io c'ho il numero dove, di telefono. Dove l'andiamo a trovare? Allora, anche posso. Io. C'ho il numero di telefono di Corleone. Se volete anche prendere... io ce l'ho, anche io. Prova a chiamarlo, chiedi dove. Gli chiedo dove. Ma non era Ciambellino. Gli chiedo un incontro e lì andate voi. Sì, ma c'è un problema. Sì, ma il fatto che se tu lo chiami, funziona. Quello ti dice per cosa, per questioni di avvocato. Ste minchia di hacker che fanno tutte le rete telefoniche che spacciano. Basta che ci... Diamoci una mossa, raga. Andate a prendere il governatore, dai. Dove andiamo? Come lo troviamo? Andate, girate, raga, provate ad andare. Però, signore, se non vanno al governo, che cazzo vuoi che sia questo? Governo. Ma centrale, non può organizzare l'appuntamento. Guarda, le dico una bella cosa. Spesso vanno al Bahamas. No, scusi, alla Havana. Come è fatto? Alla Havana? Esatto. Sì, ma come è fatto? Biondo, Moro, come è fatto? E allora... Come è fatto il procuratore? Non hai mai visto il procuratore nella tua vita? Potete prendere pure una biota una volta, ma. Una biota pure, eh. Abbiamo rapito una volta, ma non tutti se lo ricordano probabilmente. Ma chi cazzo è lo stronzo che suona questa macchina? Aspettate, rimane il procuratore aveva i capelli bianchi, questa macchina proprio. Uno dei procuratori è Corleone, Picciotti, c'ha tipo l'occhialino e i capelli corti tipo rossicci. Che vuoi fare? Fra, Corleone è la andiamo. Ma andiamo. Allora avete fatto confusione, cioè procuratore o governatore? Procuratore. Dobbiamo prendere il procuratore. E se pigliamo pure un giudice non sarebbe poi così male effettivamente se ci pensi. E il giudice dove cazzo lo trovo però? Fuori dal governo. Lo sai che ce l'ha il numero? Devo fare benzina, se no non ci arriva nemmeno. Però dovrebbe contattarlo tramite email. C'era Alfone che ci provava con il giudice femmino lì. Che tra l'altro è anche procuratore. Hai capito, Alfone? Ce l'ha il numero? Non ma non c'è lui, Alfone, sì. Non c'è. No. Però ci stava provando, cioè gli aveva mandato un paio di messaggini carini. Io ho capito, però ci abbiamo anche i numeri. Però con che scusa tu ti fai un incontro con sta gente? Dovete prendere prima il procuratore, non dovete aspettare niente. Poi c'è sta parola di loro risposta. Il procuratore, raga. Secondo me... in bianco. Io c'ho il numero di... il cellulare non funziona. Però... Chi sei, chi ci sta come capo braccio armato stasera? Ema, ti gestisci tu e gli fai capire ai ragazzi cosa che devono prendere? Ok, allora falli stare zitti a tutti perché non ti sento parlare a te. Ci vediamo davanti al governo. Mi sa che stanno risolvendo loro, io sono in radio con loro. No, perché vedo che ancora non l'hanno capito. Se glielo vuoi rispiegare, per favore. Li senti? Sì, loro sono andati a prendere il procuratore, secondo me. Già stavano andando a fare l'assalto, altro che il procuratore. Ma chi? Perciò ti sto dicendo. No, ferma, io... l'ho fermati, già l'avevo detto.
Dì che non devono fare nessun assalto finché non abbiamo qua il procuratore, sennò come cazzo li tiriamo fuori poi. Ma l'ha detto, scusa, che non c'era da fare l'assalto. Lo so. Ti conviene entrare sulla radio e seconda cosa, Argo i suoi ragazzi non ci sono. Ragazzi, adesso lo sentiamo, ma quando... Ah, boh, gli altri invece dove sono andati anche loro? Boh, sono andati a casa. Ma fanculo, perché mi devono parlare, Angelo? No, li sento, sono in radio con loro. Sono di... No, no, sono gli altri. Che stanno dicendo? Sono davanti al governo loro. Che stanno aspettando e vogliono prendere loro un governo e un giudice, giusto? Beh, non lo so, uno o l'altro, chi li capita sicuramente vorranno prendere loro. Sono vuote, sono vuote. Anche perché possiamo arrivare a uno scambio, ragazzi. Cioè, noi ci possiamo giocare anche la carta scambio. Dove siete voi? Noi siamo davanti al governo. Sì, ma tanto se non assalti non cacciano lui. Ehi, ma Mike, e se invece, visto che lui è sempre così gentile e disponibile, questa volta gliela mettiamo nel culo noi, lo chiamiamo, gli diamo un incontro, lo rapiamo e poi ti diamo un cellulare. Oh cazzo, è vero. Sì, scusate, ma se non hai qualcuno che c'hai come ostaggio, quello all'incontro non ci viene, oppure ci viene con tutta la polizia. A prendere, no, basta lui... che ne prendiamo un poliziotto e ci facciamo passare a Mike. Siamo in contatto. Quello sì. Oppure possiamo fingere... Possiamo fingere per un rapimento, l'abbiamo mai rapito uno sbirro? Sì, no, governo, vada. Sì. Le matricole ce le ricordiamo, il nome. Ne abbiamo uno, ne abbiamo una di... A proposito, quello stronzo che abbiamo rapito l'altra sera l'ha fatto il nostro lavoro. Ci devi chiamare tu. Diablo, se non funzionano i cellulari come cazzo lo chiamo con i segnali di fumo? Diciamo, e allora in questo caso forse mi ha mandato un'email, facciamola così, ok? Perché tanto non mi può chiamare. E mi ha detto che un po' di cose non è riuscito a cancellarle, però un po' di dati le ha presi. Dammi un attimo che le leggo. Okay. Vediamo la vana, già sto qua io. Vedi, non netti qua queste da quei tablet. Il principe non si tocca, cade da solo dai tetti. Diglielo, Matte, diglielo. A me non mi prende nessuno, mi prendo da solo io. Io ho detto che poi lo perdo. Hai fatto il birichino. Alla vana. Qualche sera di questa si trova con la pistola puntata. Qualche sera di questa. Allora, sentite tutto. Una acidità di stomaco che non potete capire. 8844, sappiamo che Samir Mehdi ha questa organizzazione criminale che si chiama Bloods. Perché sta pagando a collaborare con un'associazione a delinquere. Ma hai sbagliato il nome, non importa, capisci? Che cazzo ce ne fotte allora del nome? A delinquere. Ieri alla Pacific e bleffa dicendo che alcuni di loro hanno detto il suo nome nella mafia, così è obbligato a parlare o difendere. Questo Samir Mehdi e Blonz sono la mafia dell'844, quello che sono riuscito a prendere. E un'altra cosa è che tra poco ci sarà il processo, probabilmente giorno 20. Quindi non sanno niente di me. Questo non è quello, che sei un mafioso. Dice che ha chiesto all'avvocato. Sto sbirro non riesce ad accedere ai database. È tutto rincoglionito sto sbirro. Sì. Manco lui lo sa cosa ci sta a fare lì in quel ruolo. Non sappiamo neanche se l'avvocato ha detto la verità. Io, ragazzi, chi c'è qua? Cingon, ci vieni con me? Perché c'è questo evento al 177. Io non vorrei che fossero lì a farsi un bel giretto, visto che devono essere tutti disarmati. Andiamo. Vieni con me? Andiamo in due. Va bene, Pri? Ho preso decisione così al volo perché ho letto sui giornali. Dove siete, ragazzi? Cosa? Diciamo che ho un po' di caga, però... Sei questo qua, era solo perché mi è venuto un flash adesso. Volete andare a controllare e tornare subito? Ma sì, un girettino. Tanto bisogna essere tutti disarmati, al 177. Leggili sul giornale. Tutti disarmati ed è considerata zona tranquilla, capito? Come la volta della battaglia rap. Ma se mettono un evento non si può fare azioni legali. Ma magari sappiamo se sono lì e l'evento prima o poi finirà. Spero. Come volete, raga, comunque. Ma non penso che un procuratore o un giudice vada a una corsa di macchine. L'ultima volta c'erano i una cosa, dai, sali in moto, vado in moto io con lui, dai, facciamo presto e ci sentiamo. Principe, ci sei? Aspetta. 4, ragazzi. Ditemi. Governo non c'è nessuno. I miei sono andati al Bahamas. Havana. All'Havana, dove avete detto che di solito bazzica. Secondo voi all'evento di corse potrebbero raga, esserci? Raga, qua fuori all'Havana c'è qualcuno? Fatto. Dite una cosa, Manu,
Non andate in troppi, fatto, perché bisogna andare disarmati. Al 177 c'è un evento di qualche corsa, penso. Provate ad andare a vedere là fuori. Se disarmati, raga, non fate casino. Non tanti... A La Habana non c'è nessuno? Capito, Ema? Oh, a La Habana non c'è nessuno? Al 177 c'è un evento di corse. A La Habana non c'è nessuno, signore. Non andate intanto. A La Habana quindi nessuno. Vanno a vedere disarmati, ragazzi, disarmati. All'evento. Ovviamente. Oh, ci sta una... Ma tu ragazzi, sta non ce l'hai? Sì? E poi con Tony. La metto? E cazzo. C'è paura di morire? Dove siete? Oh, io sto venendo addosso. Tu volete una mano dei miei? E sono anche vestito di bianco, vedete, si vedrà tutto. Perché vi vestite di altri colori? Non ho capito io, però. C'è un po' di rosso qua, eh? Sì, sì, ma sei bianco. Sai, associalo anche quello. Ho bisogno d'aiuto, ragazzi. Civico? Sto arrivato. 204, manda i nostri 204 a dare una mano a Alve. 204, ragazzi, andate a dare una mano a Alve al 204, subito, convertite. Contro gli sbirri. Contro gli sbirri al 204, convergete. A dare una mano a Alve, ai ragazzi che stavano prima. 204, 204. Stanno arrivando. Date una mano ad Alve. Vogliamo andare anche noi? Andiamo anche noi, dai. Amone, prendiamo su bar. No, questi cazzi di macchina sembra chiudere. Oh, Cingo! Vai. Andiamo! Sali. Sali qua. Vai. Sali. Dove va? È chiusa. Prende la sua, amore, dai. No, non è la sua quella. Ah, sì? Alveino ha preso l'uomo. State tutti i cadaveri al... Non è al 204, picciò. Hotel. Avete preso gli sbirri? Ci vediamo alla fonderia. Okay. Civico? Alla fonderia. Qual è la fonderia? Scusate l'ignoranza. La fonderia è... Quale cazzo è la fonderia, ne tu? La fonderia, macelleria forse? No, fonderia. La fonderia. Dove una volta c'era l'import, te lo ricordi? Tipo qua, non voglio dire una cazzo, dovrebbe essere questo. C'è qualcuno in radio con i nostri? C'è zio Pim. Qua in macchina non penso nessuno. Ne tu mettiti in radio con i nostri. Ragazzi, la fonderia è il civico, ve lo ricordate? Ok. Come? Ma... Bello mio, buonasera, che si dice bello Marcone? Ti rapisce stasera, ragazzi. 168, l'ha detto in radio. Allora giusto. No, 168. No volle, di metallo. Andiamo al 168, stiamo prendendo sbirri e robe del genere, ragazzi, rapiremo tutti, procuratore, tutti quanti, e poi faremo l'attacco alla centrale. Stasera live caldissima, allora, vi voglio tutti qua in live, prendeti bene, contenti, e che polliciate come i pazzi, forza ragazzi. Ho visto per l'occasione che macchina ho preso prima. Bella. Dai che spacchiamo tutto stasera. Oh, posso essere onesto 100%? Non me l'aspettavo questa cosa. Voglio. L'aiuto. Ma neanche io. Vero? Ma c'è di capire perché l'hanno fatto, picciotti. Niente a me per niente, eh. 169, 164. Vero, vatti a mettere contro la ringhiera. E contro la Claire, dai. Tutte le. Chi avete preso, signore?
I GPS gli abbiamo smontati a questi. 4 poliziotti. Bene. Sì. Chi sono questi da Fandria? Noi siamo già dentro. C'è gente qua che c'è dal 177. Iva, va a mettere su quello lì, dai. Birro. Birro. Ascoltami bene. Allora sono bravo. Che grado sei? Sì. Ispettore. Ispettore, chiama io, subito il radio. Avverti immediatamente. Un attimo che l'attivo i dispositivi. Se fai il mio nome. Cosa? Un attimo che l'attivo i dispositivi. Lo attiva da solo, è capace da solo ad attivarselo. Okay. Non ti preoccupare. No. Ascoltami bene. Di il radio immediatamente. Entro 30 minuti la centrale viene attaccata. Dillo, muoviti. Ragazzi, attento a non ragazzi, far nomi. Silenzio, no. Un secondo. Non fare nomi. Entro 30 minuti la centrale verrà attaccata. Dei polotti che rompono il cazzo. Cosa? Mi hai sentito? Sì. Cosa ti stanno dicendo? Stanno in un'altra operazione. Stanno in un'altra operazione? In che operazione stanno? Raccontami un po'. In inseguimento. In un seguimento, è più importante di una centrale. Ti sparo adesso e ti sparo più tardi. Ragazzi, vi sto dicendo. Avvisa tra 30 tutti gli uomini minuti di andare in centrale, sì, muoviti. Ragazzi, a tutti i vostri. Ah no, ragazzi, siamo già noi a noi... dai. Madonna. A tutti la puttana di centrale, solita. Ragazzi. Tutti in centrale. Che quello con i capelli bianchi. Tra diglielo 30 minuti assalteranno la centrale, ragazzi. Diglielo che mi hanno rapito. Mi hanno rapito. E non sei l'unica. Posso dire che mi state ordinando di dire in radio? Certo. Magari ci credono di più. Ragazzi, mi stanno ordinando di dire in radio che fra 30 minuti assalteranno la centrale. No, di non hai capito. Non te lo stiamo ordinando, te lo stiamo consigliando. Perché io vado. Punto. È chiaro? Sì. Quindi. Ma posso permettermi? Se sono, non so di essere, se essere in una posizione avvantaggiata. Se vuoi ti ci metto io in una posizione più avvantaggiata. Però non c'è cura domani. Sì, non c'è la secco, sì. Allora volevo dire solamente una cosa. Di. Sì. Ma la centrale non è meglio essere libero. Che cazzo vuol dire? Così ci fate un favore. Eh? Che parola? Cazzo. Sta sparando. A posto. Fuori uno. Metti i biglietti in tasca di buttarsi in centrale anche questa merda qua. Via, e via. Mettete i biglietti in tasca a tutti e tre e dite di tornare in centrale prima che rimangano esclusi da quell'operazione. Non sarebbe male però se rimangono esclusi, No, non è giusto. Principe, ti servono le armi? Che cazzo tiri su? Lasciagli un bigliettino in tasca pure a lui. Allora. Consigliagli di tornare alla centrale. Bravo. Principe, hai bisogno di qualcosa? No. Chi sono i tuoi uomini più forti? Allora, non sono in radio con loro, sono in radio con voi, ma stanno arrivando qua. Vediamo un attimo che cazzo c'è. Dov'è Ema? Non c'è ancora. Mi servono le persone più forti. Fate venire qua tutti, raga. Qualcuno ha davvero da mangiare? In quanti andiamo da lì dentro? In 10 sempre? 259 14 mi sembra. Dovete controllare ragazzi, andate a controllare. Fate un salto e controllate sempre tutto. Così almeno non sbagliate mai. Esatto. Rubè, fammi a controllare in quanti possiamo essere. Controllo io. Centrale governo 167 con controllo. Di sicuro io non posso venire con voi. Questo è poco ma sicuro. Io di sicuro non posso venire con voi, né posso spalleggiarti perché sono. Siamo mafia. Puoi venire alla radio. Ma perché c'è il telefono piantato? Non va più il telefono, domani torna a funzionare. Devo chiamare gli arancioni. Quel pezzo di merda. Scusate, di merda che ce l'ha data, ha tirato via la licenza. Sto merda. Ragazzi, non possiamo attaccare indietro. Lascia stare, va. Bella giornata. Ehi, allora. Raga, ci vediamo voi tutti quante. In un posto vi do tutte carabine, caschi, armi, ma
Siamo in 14 per saltare sta centrale. È 10, eh? 10? È 14, sì, è 10. C'è scritto 10 qua. Cazzo, 10. 10. Se no i poliziotti rimangono qui. Ma perché li avete avvisati però? Ce l'abbiamo i 10 buoni? Meglio, meglio. Ma no, meglio, perché dobbiamo sì. Popolazione che fece l'altra volta, no. Non ci avvisare. No, signori, no, cosa facciamo? Allora. Se uno fa la merda, tu fai la merda di conseguenza? Sarebbe. Sì. È il primo insegnamento che vi ho detto di non utilizzare. Quindi. Io fai quello che vuoi, Amber. Poi c'è più piacere, gli diamo tempo di organizzarsi, capisci? Organizza 10 persone, andiamo a fare 60, dai. Ma siete sicuri che solo 10 ragazzi? Sì, sì, è 10. Mi sembrava un po' poco. A me non interessa. Raga, a me mi sembrano un po' poco. 10. Cioè, 78 no. Siamo rotti coglioni. Cosa no? Ragazzi, avete letto bene? Siete sicuri? 10 persone. Siete Le cose di fretta te l'ho detto, non mi piace. A me sembra un po' strano. Quasi più comandata, una merda. Perché? Bene. Perché è fatta di fretta. Non c'ho voglia. Lo sto dicendo. Non è un assalto a una casa fazione, guardate bene. Centrale, 10. Io lo voglio fare. Manda loro. Sto riguardando io meglio. Vi servono le armi, rischioso, principe, vi servono le armi, caschetti, c'avete tutto? No, non c'avevamo niente. Raga, cosa state aspettando? Ma automatica usare? Certo che puoi usare le automatiche, minchia, la salta la centrale. Perfetto. Casco anche. Anche le carabine puoi usare. Casco anche, carabine, tutto. Perfetto. Andiamoci a preparare, dai. Andiamo. Sì, dove ci entriamo? Andiamo tutti a casa, ragazzi, ci prepariamo. Ci incontriamo, dove è Ace? Bello rischi, eh. Bello rischi. Dov'è la roba? Ci piace la schiera. Voi lo sapete che è fatta sta mossa e poi è finita, eh? Non può avere niente, sì. Noi. Allora, iniziamo da rapire sta gente, dai. No, no, ma no. Organizziamo domani. Allora, ascoltami me. Vai lì. Qualsiasi cosa succedere, non vi preoccupate che vi venga a tirar fuori io. Tu vai. Let's go, allora easy. Dai. Andiamo. Fatemi. Vamonos. Dai raga. Vamonos. Ho paura. Ci sentiamo più tardi. Paura. Per sapere come andare. Paura. Io sto parlando di quando ti danno l'ergastolo, eh. Non è che ti vengono a tirare fuori stasera. Hai capito? Sì. Il caso non va a fermi male tutti quanti. Se ti danno l'ergastolo assalterò il convoglio. Tu paura? Vabbè. Ci vediamo. Tanto non te lo danno, sei più forte. Forse. Me lo auguro. Diciamo che stasera tanti forti non ci sono, però. Alla. Vabbè, ma quello che stavamo ragionando del rapimento prima. Raga, il rapimento non si può fare. Non andate con furia, fate piano piano. Tu non ti preoccupare, ma la vedo io dopo. Sei sereno. Vado. Ci sentiamo dopo. Ciao, raga. Voglio vedervi. Adesso andiamo a prendere le armi e tutto e andiamo. Vuoi venire con noi? Lo vediamo andare. Bene. Le armi ce le abbiamo già noi, se volete, ve le possiamo passare. I ragazzi no, ce le abbiamo a 582 le armi, raga, dai, sveglia. Ma lo sanno anche loro. Vabbè. Ma non è un problema. Vabbè, ci siamo noi, siamo noi. Dai. Andiamo. Mi socio. Ti fai sapere dalla radio? Sì. Ragazzi, radio. Aspetta qua che la sto guarda che è arrivato. Fatto? C'è gente al 5. Tira su quei poliziotti. Sì, bello, la macchina era mia, capito? No, questa qua è mia di macchina. Capo, viene a 5 milioni, deve cazzo andare perché ti scasso tutto, cretino. Io non ho paura, io ti spacco tutto. Oh, vedi che io Boss, buonasera, grazie per le 200 botte, scusami il ritardo, ve lo mio, grazie mille delle 200, caro Alex, grazie per il like, Andrea, Valerio, Marco, Cristian, grazie per il like, Giuseppe, grazie per la condivisione, Davide, grazie per il like, grazie a tutti ragazzi, dai, che si assalta la centrale, come va, sti cazzi? Bisogna leggere sto cazzo di regolamento, chi è che c'è un secondo per leggerlo? Io sto guidando. Tu mi guardi l'assalto alla centrale per favore, quanti bisogna essere? Provate a chiedere il video in radio, eh? Zio Diaz, ragazzi, in radio di venire tutti a 582. O glielo dici tu, Wade? Tutti a 582, ragazzi. 582. Io sono un radio con... Ciao, boss! Ciao, Simon! Non quella di Steve, è l'altra! Sì. Ciao capo. Ciao bello. Sei pronto? Sei carico? Ma siamo pronti per la morte. Dai, andate dove c'è Aids. Andate dove c'è Aids, che vi dà l'arma. Numerino di Aids.
Com'è il citofono? 2, 4, 5 ragazzi. Che quella che somigliava a quella. Ci dico di quella lì nuova? Mi dice 980. No, vi fa, ma ci abbiamo il cazzo di fondo. Andiamo? Le armi. Vieni lì, vieni. Suona lì 2, 4, 5. Lì sotto. Lì sotto, venite. E poi raga, i caschi li mettete al negozio, non è che ci vuole una scienza. Sì. Non diteci. Allora, noi che dobbiamo andare a fare l'assalto, ci dobbiamo vestire tutti uguali, ma proprio tutto uguale, perché non voglio sparare uno dei miei, quindi tutti uguali. Vai, entra. Vai su G. UG. Ascolti. Allora, ci vuole TikTok e 10 persone. 10? In difesa minimo 8 FDO. Ok, 10 minimo, dai. Entrate qua dentro. Cioè, io sono nato. Di Aesi di aprirci. 10 massimo. Cioè, che numero? 10 massimo, 10 andiamo. Che numero era? Ah, tu hai detto minimo. Oh, numero? Ah, perdona, che numero è? Ma sai che lo so. E non sono in... è qua, ma non sono in radio con lui, sta già dando le armi agli altri. Mi pare 245, raga. Argo, non funziona i telefoni, dovrei andare a casa sua a dirgli, raga. No, non ho nulla, non ho nulla qua, raga. Raga, mi date sto outfit? Non puoi, fra qua ti devo mettere solo i tuoi. Allora, raga, mettiamoci sto casco. Cioè. Io metto questo. Esatto, sì, sì. No, io quello non ce l'ho, fra. No. Mettiamo questo, no? Che numero è? Vabbè, te lo dico a te. Dove cazzo è KEMA? Ascolti un attimo, QG. Chiama KEMA in radio. Allora, possono usare tutti i tipi di armi che esistono. KEMA. Qualsiasi tipo di arma, pure bazooka, sì, sì. E caschi. Sì. E 10. Okay. Sì, questo lo sapevo. È possibile cancellare le indagini solo della propria fazione. EMA e KEMA me li chiami un attimo? Non rispondo. EMA. Non dentro. Ema, vieni un attimo fuori, ti vuole Bridge. Anche K dove cazzo è? K. Lo so che non dovrei andare io, raga. Lo so. Agli appartamenti. Sono qua. Oh, K. Bello. Cappone. Mi senti? Vuoi andare a fare l'assalto tu? O ti rifiuti pure tu? No. Dopo? Non ho capito il motivo. E se non mi ergastolano? Cancellare le prove. Eh? Se non mi ergastolano. Ti ergastolano con un capo d'accusa a te. Cosa? Dopo. Ma te quelli da prima. Hanno trovato la casa fazione. Hanno trovato la casa fazione, mi hanno associato a quella. Hanno trovato tutta la roba dentro. Con scudo, qua davanti, è qua davanti. E mi hanno dato associazione di lì. Hanno aggressione ci rega. Se distruggiamo le prove, intanto le loro non hanno più parola. Andrò a fare il processo per... Pri, io ti devo disturbare perché sì. Qui non si sanno organizzare. È mezz'ora che chiedo a chi manca le carabine e non mi rispondono. Non ho dato vabbè. E allora facciamo una ragazzi, fila. Allora dovete andare in 10, ok? Voglio che state attenti, raga, vi fermano tutti, ok? Ti esco un attimo uno fuori. Quindi i 10 che vanno devono avere i coglioni duri, devono essere bravi. Se uno muore, però c'è un esempio, rimaniamo in due contro e la vinciamo tutti, tutti a posto noi. Ah, ok, a posto. Allora, raga, fermi un attimo, ascoltatemi un attimino. Chi ha le carabine si allontani da qui e mi rimane ma qua, solo chi la deve prendere. Ancora. All'incirca quanti sono là? Oh, Flo vieni. H, non darne più di 10 però, eh. No, non è, il brutto è che non so quante sono, quindi se i ragazzi non se ne vanno invece di farsene tutti i giri, che cazzo hanno le quando? Non ho la radio, mannaggia, gliel'ho detto di aspettare prima. Mica, non può essere così difficile, dai.
Ci voglio credere, gli ho detto rimanete qua, quelli che hanno le carabine che dobbiamo fare il conto. Sparito. A me uno si interfa. Ma io fra. Ci ho voluto bene capo. Entro io, sto entrando io per loro. 8, 2, 7. Cazzo di forte, di che hanno rotti i coglioni. Chi ha? Oh raga, ma dove cazzo siete andati? Dovete tornare qui, devo fare il conto di chi ha le carabine, per piacere. Io non ci credo. Io ce la radio, non si capisce. Già attaccando? Non ancora. Stiamo prendendo le armi. Avete letto il giornalino, vero? No. Chi è che ha i colpi? Ma? E quindi adesso? Non siamo noi che stiamo attaccando, perché interdetta? Forse si stanno preparando, penso. Ho capito, ma mica neanche il tempo di arrivare così, raga, però, eh. È un po' troppo veloce, però. Cioè, che cazzo è? Grazie, raga. Sono qua, c'entrare imbarazzante. No, no, state fuori un attimo. No, non abbiamo raga, questi dopo, si difendono in qua di tutti quelli che sono, tutti. Raga, caghiamoci sempre in mano e facciamo no, no, che cazzo dico, no, 10, no, 20, tanto, 20, tanto, ma il gatto tu, ma il gatto tu non è organizzata, l'abbiamo avvisata. Cioè a sto punto io penserei allora, che è meglio che, non lo so, meglio il convoglio come l'altra volta quando ti vengono a prendere piuttosto che andare adesso che sono in 22. Prendiamo un attimo la Bibbia per cortesia. Capitemi. Allora, vedi loro. Io l'avevo letta prima. Io l'avevo letta prima. Allora, azione organizzata, loro possono essere minimo 8 in difesa e 5 possono intervenire di supporto. Quindi 3. Quindi per un totale di 3. No, non vi state preoccupando, dai. Li abbiamo avvisati. Sentivo che non è organizzata questo. Cioè, allora, ragazzi, per cortesia in radio. Tanto grazie per i like, Marco, grazie mille. Si mette qua sul muro della casa arancione dove mi sto mettendo. Sì, però vedi già adesso, chi non le ha? C'è gente che mi dice no, io non lo faccio perché non è. Non ho capito. Hanno paura che dai, va. Allora, facciamo ridere. Altri due che vogliono andare, chi sono? Uno, ok. Io. Capo, devi andare tu. Sono quello con le mani in alto. Dopo lì. No, no, sono 9, sono 9. Ma anche te, capo. Raga, ma ci vuoi tanto dammi una prima per fuori. Solo se te la senti, se no va un altro di loro. No, vado io. Ok, allora vieni qua che ti do. Allora tu, Flo. Flo e K, venite con me dentro, vi do carabine e colpi. Marcolino! No, aspetta, c'è un gamer, c'è... Qua, bro, quello con le mani in acqua, qua. Ma... prenditi 9 persone, minchia. Oh, c'è, ma qua, non lo vedi? No, dove sono io? Qua. Raga, sono qui. No, ho chiamato K perché... Vai vicino al muro, Ema. Lo giuro, vieni qui. I 10 che devono partecipare vengano qui e mi dicano per cortesia chi deve prendere la. Vai lì vicino al muro che ti contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma scusa una cosa, io poi 10 divento scemo. No, non c'ho niente, Fra, non c'ho niente. Scusami. È da prima che la chiedo. Ma scusami, Fra, non ci sei 5 capi da puta di grazie a Peter Gastrano. È associazione delle imprese, basta uno. Lui è stesso. Sentite una cosa, però non ci preoccupiamo, ragazzi, si può fare. Ma che vada, ci abbiamo un asso nella manica. Ma c'è prove? Che ma scusa un secondo, sto procuratore. Allora, ragazzi, le prove credo che le abbiano. Potrebbe essere un bluff, come potrebbe essere no. Ma se andiamo a cancellare tutto, secondo me è meglio. Se non me la sentite, me lo dite. Vanno loro, no, vado io con loro e viene. Viene le tue, non è un problema. Vengo pure io, non è un problema. Abbiamo tutte le prove di tutti i ragazzi che qui sono tutti in merda piena, tutti con la cavigliera, tutti con il gas, tutti con tutto. Con lo scelto, poi ci puliamo, tanto ma manchi solo tu lì in quel gruppo. Quanti sono? Tu. Sono 9 con te 10, c'è anche a ste. Praticamente 7 in 10 contro 12. 13. Se va anche K ne togli ancora uno. Ma in quanti siamo? Cioè in quanti si può andare? 10. In 10. 10. Ok, 12 ragazzi, dai. Eh?
Minchia, ma cioè, credo più io in voi stessi, ve lo giuro che voi... Hai visto? 12 poliziotti. Ok, ma bello carico, perché tanto ve li fate tu tutti, vai. Porca puttana. K, vieni. Sì. Allora, togliene ancora uno, metti anche K. Ok, ragazzi, uno di voi... Dai, cazzo, K, ma guarda che gente, lì, zio, cane, lì, di buttate giù tutti, ragazzi. Ve le mangiate, perché ho tante paste, so. Che non, io non lo so, perché non ci credo. Mangiano ciambelle. Mettiti i nomi sulla testa. I nomi sulla testa, vai. Avete letto il giornalino, ragazzi? Avete letto? Difesa organizzata, sì, sì. Massimo 12, quindi... Dai, cazzo, 10 contro 12. Vengo io e me li faccio io 10. Dai, raga. Scegli tu. Marcolino. Marcolino li spacca Marchigno. Tutti, io già lo so. Fatto. Marchigno, vieni. Oh, raga, aspettate, dite chi è che ha problemi all'interno. Vieni. Fatti dire chi è che ha problemi all'interno, che l'altra volta alla Pacifica non vedevano un cazzo alcuni, tipo Ale. No. Ci siamo. Quindi è inutile che lo fai venire. 5. No, chi è quello da dietro per il quelli... cappello verde? Per ora. Chi sei tu, bello? Pica, no. Raga, quelli che ha chiamato, perché si mette su quel lato lì. Su quel lato lì, per cortesia, vai dove sono gli altri, così di là, dove sono gli altri. Sì, Napo. Napo a destra, anche tu di là, dove ci sono gli altri, sì, così contiamo poi. No, scusa. No, tranquillo, no. Non c'è già Giacomo. Siamo 7. Posso venire, per favore? Tonino, io non ti ho mai visto, ma non so. Sei Warriors tu? Sì. Ma vieni. Campi, un giorno ne ho fatti 5. Vai di là a destra, lo stesso anche tu. Chi sono i Warriors tra voi tre? In teoria. Ah, quelli tutti e tre sono forti, dai, già. Scegli tu, Ez. Siamo in 11, se li porto tutti e tre. Un altro uscito, c'è uno che ha problemi da prima. Chi è che ha problemi? Mi sa solo la che è uscito. Occhio a chi ha problemi all'interno, ragazzi. Ce n'è uno che ha problemi all'interno, ricordatevelo, più di uno. È meglio venite tutti e tre. Se K non viene, venite tutti e tre. Sì che K viene, oh. Marco lì, io ci credo. K viene. Almeno Tango 5. K vai. Sì, te la compro. Chi è di lì onesto proprio? Chi è quello che sa sparare meno di voi tre, ragazzi? Onesto, tra di voi. Va, siamo tutti e tre uguali, ti scommetto quello che vuoi. Potete stare lì, okay. Quanti siete? Devo già scegliere. Allora devi scegliere tu, Ma K viene o no? Le decisioni bro, ti chiedono se siamo tutti e tre insieme. C'è quello. Mi pare brutto di vedere. Togliene un altro, fra. Cioè, qua bisogna andare forti. Comunque sono solo 12 loro, dai, sveglia, raga, su. Adesso però. Mi stanno aspettando un mezzo server, dai. Non mi fate uscire, su. 3-1-2 da bere, raga, per favore. Allora, fate così, mentre vi decidete che vado a Flo fare un attimo. Dove è zio? Zio, dove sei? Sì, fai una scappata a prendere da mangiare da bere per i ragazzi, per cortesia. Mangiare e bere ne hai tu? Sì, sta andando zio un attimo mentre io entro per dargli le carabine agli ultimi. Bello. Sto andando a prendere tutti. Chi sei, Napo? Non ha cambiato io. Dai, capo. Amone, capo, spacciaccio culo a chiss. Solo K se ne fa 5, Marcolino ne fa 5. Cioè, voi finito. Tre non sapevo chi c'è. Chiamate, basta. Ti faccio un cinematic se vuoi. È brutto tenerla fuori, però. Manco lì. Gli aprite Marcolino. La piccolo. Dimmi. A K. Marcolino. Dimmi. Comunque, voglio qua. Principe, non che sei in barozzeria. Non lo so, ti compro la macchina. Ma chi non c'ha l'arma di quelli che ha chiamato? Allora, ci vuole acqua. Dovremmo passare a prendere le bende. No, ve lo portano qua. Le bende, aspetta, te le mando. Il numero 6. 210. Ah, no, anche a me le band. Io 5 numero, ne avevo. Numero? Ce le portano ora, no? Numero 195. 2-5-9. C'è uno là in banca, ragazzi. Stanno facendo 195. Le vado a comprare. Guardate là. Scusa, ma tu come ti chiami? NN. Ok. Posso. Non avete nulla da perdere, infatti Fede, ma che si svegli, no, che si svegliano, dai che sono carichi ragazzi, like, dai. Per me è una stronzata rischiare il perma per distruggere le prove, se al processo... Se hai problemi, fare... Sì, ma poi sono il gassolato, Marco. È un 2, no. Se convoglio, ma comunque... 195, parecchio, no.
195 andiamo dai 195 l'ospedale, no? Sì, lo so, Marco. Vi ho scelto per ultimi perché non vi conosco, inutile che dite vi ho scelto per ultimi. Pagliacciata. Marcone, allora, questa cosa è da fare dal momento in cui io sono veramente nella merda così, perché raga, non sono l'unico della mia fazione. Ma non conosco tutti gli altri. Sono sì. Tutti i ragazzi della mia fazione, sono tutti quanti associazione del delinquere, con cavigliere e tutto quanto. Quindi cioè, è da fare sta cosa, cioè qualsiasi fazione l'avrebbe fatto. Non possiamo stare fermi ad aspettare il processo, raga. Sì. E poi il processo, le prove ce le avevano, ce le buttano in culo, ci ergastolano. Dopo sì, ci liberano magari anche, però sono ergastolati, Vi passo il mangiare da bere. Così non mi confondo con i numeri, senza che mi dite i numeretti, ve li passo io. A me mi hanno detto da mangiare, raga. Sai ancora usarla quella? Vabbè, io vi do 5 e 5 a tutti quanti. A me lo chiedi. Da tempo che non lavo di più, sai ancora usarla? 187, no, vada via, 187. Mi dovete sdraiare tutti. Oh, radio, radio, raga. Aspetta, vado più al mercato. Dove vado? Ma dammi la tua pistola. Che radio usate? 90. È il tuo numero? 245 10. Dammi il tuo 214. Tu dove cazzo sei andato, cagasotto? Che hai staccato nel momento in cui c'era l'assaltare? C'è l'assalto, una mi serve. Non so allora, cercare questo pistola allora, ok. Raga, che radio vi mettete? Se stanno in 12 mi raccomando ai ragazzi. 7.25 è parecchio bravo. Check. Sì, lo so. Saliamo di uno. Cambia, mi servono pure i soldi per il giubbo. Appena andiamo lì te li do. Ti ridò da mangiare. Che salite, salite. 3-2. Raga, avete da bere per fuori, avete da bere. Vabbè, ma portatelo perché là può durare di più. Allora, 8.25. More, avete da bere. Ricorda di poi di distruggere tutto, però. 3-1-2, grazie. Una volta che avete distrutto i prodotti, spaccate tutti gli attivi. No, se, no, ma come gli spacchiamo con le armi? 828.25. Ma siamo vabbè, è uguale. Ma quella lì è uguale, capito? Hai i colpi? 8, cioè, sali di uno. Almeno. Io? No. Mi servono i colpi. Ragazzi, sono 828.25. Ok. Dai, ragazzi, su. Carichi. Ragazzi, ricordatevi di distruggere tutte le prove. Spaggiamo poi, tutti, archivi e tutto. Ma spariamo gli archivi o dovete sfondare tutto dopo. Fate una fila che vi do le bende, tutte quelle che volete. Una volta che avete eliminato i poliziotti, ricordatevi di bruciare gli inventari, spaccare i computer. Come li bruciamo? Come li bruciate? Con le mani. Sparate dappertutto. 195 via. Ah, speriamo il nostro. 157. Non avete delle tasche? 312. 312 date, via. 151. 190. Allora, vi dico, ascoltatemi. 190 date, via. 317 date, via. 259 date, via. Poi, ancora, se ne volete ne ho ancora. N. Sì. Tu che conosci un po' l'ambiente lì, sparano dappertutto per rompere le prove, devono bruciarle con le cani. Allora, vi spiego. Io Ema. Dove è Ema? Ema e K. Oh, venite qua che vi spiego come dobbiamo fare per distruggere le prove. Proprio per non avere più niente, allora, capito? Allora, quando salite dal parcheggio, ci siete? Codivo, quindi. Al primo piano rispetto al parcheggio, quindi salite le scale alla prima porta, ok? L'avete presente quando andate alle celle? Sì. E svoltate a sinistra che c'è la prima, cioè, virgolette, sì, che l'aspetto, diciamo, certo che l'aspetto, sì. Ragazzi. Parallela a destra. Aspetto, sì, vado in noclip e ve la faccio vedere. Database. Entrate dentro il database e le scassate tutte. Vi sparate. Vi dovete desciugare. Iniettate virus dentro il computer, capite? Cioè, fate del terreno. Sono database, quindi sparate sopra. Dai, andiamo. Pro. Raga, chi mancano i colpi prima di andare? C'era qualcun altro che mancavano i colpi? A me manca. No, quelle non ce le abbiamo. Ehi. Niente. Noi ce l'andiamo a guardare sta situazione. Certo. Non possiamo. Ma me ne sbatto talmente il cazzo che proprio te lo faccio anche vedere qua se lo vuoi vedere. Allora andiamo. Per forza, ma devo guardare. Ma proprio te lo faccio vedere anche qua. Lo metto davanti alla cam.
Mi dissocio. Mettiamo lo scanoso. Dai, io ieri sono passato la giornata a spiegare. Raga, aspettate che vado a pigliare. Ti amiamo. Vai, prova a dirglielo, ma ci andiamo comunque. Sennò che cazzo facciamo qui? Aspettiamo. Dai, non si può. Come? Non potete andare? Scusa. Guarda lui, sì. Ma già, andiamo a vederla. Sono qua i ragazzi. Senti Alve, prima di mandarli. Alve, ci siete ancora ragazzi? Dammi solo un secondo, principe. Stanno partendo i miei, vanno, eh? No, aspetta un secondo. Come aspetta un secondo? Aspetta un secondo, bloccami un secondo, dammi solo un secondo. Mannaggia il cazzo. Aspettate solo un secondo, raga. Fermateli un secondo i nostri in radio. Ale, fermateli un secondo, di aspettare un attimo. Raga, il principe dice aspettare un attimo. Esatto. Raga, aspettate un attimo, dice il principe. Devo aspettare il via. Ok, ma non stiamo pushando ora, stanno negozio, sono l'area del medio loro. Sì, no, ve lo dico solo. No, va bene. Pronto? Venite al negozio vestiti del... Voi siete ragazzi che della Bruschia, giusto? No, senti, scusatemi un attimo, amico mio. Non usare questa radio per stasera, ok? Come, scusa? Ci sentiamo domani sera. Ok. Ok? Tirati il via da questa radio, per favore. Ok. Grazie mille. Tanto sappiamo dove abitate, quindi tranquilli, ok? Veniamo a trovarvi a voi domani sera. Già? Ho capito, scusami. Già? Veniamo a trovarvi domani sera. Aspetta un secondo, okay? Dimmi. Ascolta, fermali un attimo, di aspettare un momento. Sì, va bene. Check radio, fermatevi tutto un momento per piacere. Stanno parlando in CAF. Raga, gentilmente mi è arrivato ordine di fermarvi tutti quanti. Perché di sì, fermatevi un attimo tutti. Vi faccio tornare indietro? No, devi solo di aspettare un attimo, di temporeggiare. State un momento. Temporeggiate un attimo, no? Vieni davanti a casa mia sopra, che se arriva gente strana entriamo dentro, vieni. Mi serve il tuo numero. Io 236. Ma che gli altri sono giù comunque, eh. Dove sono? Qua sotto, nell'appartamento sotto. Allora bisogna entrare qua. Non sai il numero però. 245. Secondo me non sono già più qui. Eccolo qua, vedi. Guarda che mi ha mandato via. Guarda cosa mi ha risposto. Dovete aspettare un momento, raga. Ma non vogliono che andiamo a guardarcela. Vaffanculo. Ma non esiste, io vado, ragazzi. Io vado pure. No, raga, non fate perché dopo iniziano. Ma lui non gli hanno mai detto niente. Io lo so, sì, ma ok. Ma... E non vuoi neanche sapere niente. Vuoi parlare per voi, io parlo per me. Porco Giuda, qua ci tocca. Oh, ma beviamoci l'anima, non abbiamo niente da bere qua, cazzo. Non ho niente da bere. Porco Giuda, ma chi è quello? Io da bere, chi è che vuole da bere? Signore? Dai da bere a tutti, ne abbiamo bisogno, vedi quanto siamo una stressati. Una testa ve ne posso dare. Sì, una testa basta, siamo stressatissimi, non ci vedi. Mi può appendere così, dai, Alve, su, amore mio, dai. No, ma io me la vado a... Ce l'ho, quel cornuto mi ha rubato la macchina, sennò c'avevo una bottiglia di whisky in macchina.
Signore? La notizia? Stiamo a procedere? Mi sentite? Mi dica, ha bisogno? Se non posso farlo di lì. Ah boh, se non va Marcolino, che non va nessuno. Mi sentite, sì o no? Perché ha questa voce? Mi dica. Sì, ma è forte, Dio, che cazzo è fatto? Come posso chiamarlo? Il cliente è stato 3 ore a terra. Chi è lei? Come fa a avere questa radio? Scusatemi. La radio me l'hanno data dei ragazzi che lavorano per me. Attualmente le spiego un attimo una cosa. Attualmente questa radio, visto che è in mancanza del telefono, è stata data questa radio per parlare. Siccome è stata data a più persone, attualmente questa radio, diciamo che non possiamo comunicare con lei. Diciamo che questa radio non ti ricette un cazzo adesso, fondamentalmente. Esatto, quindi gentilmente, se ci possiamo sentire domani. Ma posso sì, no, però non ti ho detto una cosa che non va bene, volevo mettere in chiaro subito. Per evitare, siccome ci sono altre persone in questa radio, falli fermare, fateli fermare, fateli fermare. Zio, ragazzi, fermatevi tutti domani, che meglio. Fermatevi, ragazzi. Gli ho detto di fermarsi, di non andare. Ma perché? Ragazzi, fermatevi. Ok, allora sì, non ci saranno i telefoni, io lavoro tutto in questa radio, non mi interesserà chi c'era in questa radio. Perfetto. Rossi, tornate indietro, please. Arrivederci. Mamma mia, oh. Che ansia, raga. Boh, ma chi è che sta facendo la sub centrale adesso? Ma quella hanno cambiato radio. Che ansia. Tu sei nella loro, zio? No. Io sì. Come no? Io no. Tu? Io nemmeno, com'è? Io com'è? Sì, stanno andando via. Com'è? Ok, posso. Ma importante che stanno andando via. Com'è che ascoltiamo almeno? È quello che adesso, no? 8, 2, 7. Poi, ragazzi, intanto voi nella. Perché l'ho tolta la radio, sta spaccando tutte le cose. Lasci, lasci 8.25. 8.25. Raga. C'è Pasqualino? Che cazzo è Pasqualino? Come cazzo ti chiami? Mi dica, mi dica. Che devo fa? Ha paura, Mitch non la vuole far partire, strano, strano. Dai. Che roba è brutta. Vicente, non avevo le corde, non ho più sentito. Non lo so, deve aspettare il Supremo. E quando ci vuole? Aspetta, aspetta. Direttore. 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 Non dovrebbero fare i codardi, la devono fare partire e basta, è solo la conseguenza delle loro indagini. Se la devono far star bene. Ma allora Vinci, anche secondo me, però io non posso fare una cosa se non sono autorizzato. Io il ticket di questo assalto non l'ho fatto perché ho fatto il ticket per i rapimenti. Adesso Alve mi ha detto che l'autorizzazione me l'ha data lui all'incontro. Avete visto che mi ha detto ti autorizzo io, vai. Lui è il founder, se mi dice vai, io l'autorizzazione in quel momento ce l'ho. E ce l'ho come? Se Alve mi dice vai, io posso andare. Ma adesso hanno già fermato anche Alve, capite? Quindi adesso sta lì che chiacchiera sicuramente per cercare di convincerli a farci fare sta cosa.
Mo vediamo. Però vedi, c'è anche questa cosa qua. Ho già rotto le palle. Assalto alla centrale, Luca, in teoria. Sei ancora bloccato? Hai il tuo numerino di scarpe, per cortesia? Ci sono un principe in città. È la principe, ciao Enea, grande Matteo. 214. Ma da bere da mangiare ci esce per un povero stronzo qua? Intanto? Pronti? C'ho fame e sete io. Sì, dimmi il numero. 236. C'è lo stronzo setano. Fame e sete io. Dai, sente fino da qua, minchia bella, metti soci. E non sono io però, è fidati. Io l'ho sentito io da qua. Ma fidati che non sono io, c'è qualcun altro. Allora zio, ho messo io raga il che cazzo, su 7 persone che siamo, 6 avete gli occhietti qua, mi dissocio. Scusi, come fa a essere lo zio? Tu te ne accorgi? No, so, no, perché era più vicino, perché eri più vicino a me, pensavo, ho detto che cosa. Bella Luca Enea, Luca di Monte, grazie Simone, grazie a tutti ragazzi, grazie per i like. Ma sei proprio brutto sti capelli. Ma no, raga, adesso non so per quale motivo. Andiamo, no, perché per carità c'è già un rapporto abbastanza inclinato, quindi non c'ho voglia che poi mi rompano i coglioni ancora di più. Non lo so se è lui o chi è, boh. Ho cercato in privato su Insta. Non so se hai visto, no, non ho visto niente, viene. Guarda, è stato un weekend di fuoco. Sta guardando, il grande capo sta guardando. Cosa Naminamo, sta guardando. Cosa sta guardando? Senti una cosa, a me, io sono andato in caffetteria a chiedere, mi hanno detto no, pensate a giocare. Pensate a giocare, raga. Ma è serio sta cosa, cioè. Ma lasciamo stare, va. E si chiama content sta roba? Ancora, Rossi, per me, ti in pausa. Ma gli avete detto di sta fermi a questi? Sono in 12 più 5 FDO. In 17, quindi. Sì. Mi spiego come quando fanno loro. Senti una cosa, due. Via. Cut. Ema. Ma quindi niente? Non si fa più un cazzo? No, lasciali fare, sono già dentro. Ma ve lo state guardando dove? No, stiamo ascoltando. Quello sta guardando là dal capo. Ah, me ne vogliono l'ID. Eh? Vogliono il tuo ID. Il mio? Albe. Vedi, l'avrà scritto. Come si risponde lì? 236, come si risponde? Annuncio. Slash annuncio. Mamma mia, capone. Boh, vado lo stesso. Mi cagano, io vado lo stesso.
No, raga, io devo vedermela, me ne frego. Allora, dov'è la centrale di polizia qua? Ah, qua a destra. Ma? Oh. Ma sei no clip? Sì. Ma vaffanculo. Perché? E mi hanno scritto che non eri no clip. Non posso, mi hanno detto. Dove sei? Io sarò rincoglionito forte, raga. Eccoli qua. Attenzione, attenzione ragazzi. Vediamo l'assalto alla centrale dei nostri maledetti ragazzi, tutti davanti al vetro. Sono ancora tutti in piedi. Andiamo a cercare di fare eruzione, ma è molto difficile in questo momento. Gli sbirri sono tutti dentro e preparati. Non so se entreranno anche qualcuno dal garage, sono tutti davanti. A chi sparano? Non si sa. Allora, uno è morto lì a desk, sicuro, c'è sangue. Dal desk non si entra, cambiamo strategia. Provano a entrare forse dal garage, no, neanche, sì, forse sì. Ah, qui hanno piantato i blindati. Chi è questo, Ema? Ma qua ce ne sono pochi, qualcuno deve essere già dentro, secondo me. Bella Giovanni, Kero, Luca, grazie per i like. Dai ragazzi, spolliciamo e facciamo vedere questa bellissima azione di noi rossi contro l'FDO. Ne vale della nostra libertà. Hanno tolto i blindati da qua davanti ai coglioni, meno male. Oh cazzo. Uno sbirro è qua. No, torna indietro. Dove... Madonna che palle. Chi che spara? Mettiamo qua. Bellanto! Dai ragazzi! Hammer, fammi sbannare. Deve... Non hai ancora parlato con loro, Pasqua? Non hai ancora parlato, c'è anche il mio bannato, eh? Bannato tutti e due. Hammer, Marcolino è buggato, raga, io non posso fare niente, dovete dirgli di andare in caffè. Le gambe ti voleva lì. Dove? Vai, fra... no, vanno loro, ragazzi. La dicono a fine settimana. Pasquali, allora, fine settimana prossima, dici? Cioè, una settimana? Ne parliamo in caffè, Pasqualino. Ne parliamo in caffè. Glielo chiediamo se possono fare due chiacchierate. Michele! Grazie per il follow! Benvenuto sul canale, benvenuto della Hammer Family, benvenuto tra i maledetti, fratello, siamo concentratissimi, c'è un assalto in corso, sei arrivato nel momento giusto.
i rossi che assaltano la centrale di polizia ce la faranno i nostri eroi, riusciranno a entrare? Io ne vedo, li vedo ancora tutti fuori, ma comunque o pushano. Uno è qua fuori, è imboscato qua nel garage, gli altri sono di qua, anzi il cazzo qua ce ne sono due, altro che uno qua, tre cazzarola. Oh, mi levo che magari gli do fastidio, rivado fuori. Centrale interdetta, attenzione, centrale interdetta, hanno capito che i ragazzi fanno sul serio. Si sono accorti che i ragazzi vogliono fare sul serio, vogliono entrare dentro e distruggere tutte le prove che ci sono su di noi. Ma mica, ma c'è la porta aperta e ce ne sono due dietro, ah, dietro l'acquario. Grazie per il like, Michè. Io non vedo niente, questo è il problema. Eh no, appunto Pasqua, vediamo, vediamo in sti giorni se parlo con Alve, con qualcuno che ha voglia di sentire quello che hai da dire, che magari facciamo due parole e ti ridanno la maniera di entrare su Discord e vi parlate. Chiedo ad Ax. Grazie Augusto, grazie per il like, bello mio ragazzi, siamo qua. Siamo qua, nessuno dei rossi è ancora entrato dentro, ma vedo poche persone. Sì, l'ha stato per cancellare i file, Lanto. No, lanciarazzi no. Magari, cazzo. Ci andava qualche lanciarazzo, ragazzi. Dai, questo è da pushare, raga. Ma che cazzo fanno? Amori miei, dai. Oh. Questo sta sparando all'acqua, boh. Forse provano ad entrare dal garage. Sì, dal garage. Uno, due, tre, quattro, cinque. Noema, Noema. Ma che cazzo fa il radio? No, ma è morto. Mannaggia il cazzo. Ce l'aveva di fianco, lui parlava il radio, cazzo. Mi sa che... Porca miseria, è andato male. Non se ne è accorto. E mi è andato. È difficile ragazzi, è difficile, molto difficile, lo sapevamo che era molto difficile. Però dai. Abbiamo ancora molti uomini in piedi. È morto Ema, cazzo, uno dei più forti, porca miseria. A me oggi è decisiva, anche se non lo so. C'era, ce n'erano bravi, eh. Due segui si arriva al numero tondo. Dai ragazzi, dai dai, forza, lasciamo anche qualche follower. Cazzo, peccato, sarebbe stato più divertente. Ciao, preparati. Perché tanto forti non lo sono. Ma sì che sono bravi ragazzi, ma non scherzate, sono bravi i nostri uomini. Solo che è difficile raga, provate voi a entrare qua dentro. Loro sono tutti appostati, guardate. Con i furgoni davanti, come cazzo entri? Questa è la cosa che, vabbè, però lì è stato colpa di Alve che gli ha detto a loro stiamo per assaltare la centrale. Però vabbè, dai, fa niente.
gliel'ha detto Alve, abbiamo rapito i poliziotti, gli ha detto mettetegli un bigliettino in tasca dicendo che assaltiamo la centrale di prepararsi. E loro giustamente l'hanno fatto, raga. Poi sono solo più sbirri, ma i miei ci sono ancora? Sono andati via? Ah, no, sono entrati qua. È morta la giudice, mannaggia il cazzo. Cazzo, sono sotto. Bella Nicola, Eugenio, Afar, Augusto, Michele, grazie per i like, ragazzi. Pushiamo forte questa live, ragazzi, siamo 56, abbiamo niente like. Quanti like abbiamo? Niente. Abbiamo esattamente niente like. Ma? Dov'è? Qua. Abbiamo 60 like e siamo in 57, raga. Quanti di voi non hanno lasciato il like? Quanti? Troppi. Forza belli. Assalto alla centrale, cosa che non si vede tutti i giorni, eh. Forza belli, forza. Ma qua non si capisce più un cazzo. Che senso? Cioè, se scendete... Mannaggia cazzo, ma perché? Io sarei sceso dal garage e andato a chiudere quelli sotto in garage da dietro, che stanno tutti appostati al contrario. Capone spara nel cesso, ma non c'è nessuno. Attenzione. Arriva un'altra polizia. Altri quattro poliziotti arrivano. Quanto entra dal destro. Ma come? Ma lo possono fare questo? È pieno di abusivi, ma sì. Tanto saranno tutti qua, raga. Boh, non vedo più i miei. Non so se sono entrati tutti. Fastidioso snow clip di merda. Dove cazzo stanno sparando? Non so su che piano stanno sparando, raga. Non li vedo. Mannaggia la puttana. Sto no clip non lo so proprio usare. Ormai è finita. Non sento più sparare. Allora. Devo diminuire la velocità, ragazzi. Ok. Devo andare piano piano. Così. Andiamo a vedere. Vai a vedere in garage. Adesso vado. 8 più 4 di rinforzo. E allora io 4 li ho visti entrare adesso fuori. Non so se dentro prima erano solo 8. Magari non. Qua non si vede niente. Ah, qua si stanno prendendo.
niente, hanno fatto bravo. Luigi, ma sono quanti sbirri ce ne sono? Ma cazzo ne so, sono arrivati tutti a 23 band. C'è qualcuno, comunicazioni dall'esterno, che non faceva parte dell'assalto? Sono rimasti in due, Marcolino e Napo. Io spero che loro prendano posizione sopra, si mettono qua sopra e sparano a chi entra da sopra. Minchia, che due coglioni. Andre, Bernard, Giovanni, Matteo, grazie per i like. Giuseppe, Antonio, Nicola, Eugenio, grazie ragazzi. Vabbè. Forza, sotto quei ci like. Facciamo pusha noi. Oh, Fra, mi ascolti? Ti fai pushare? 5 minuti fatti. Bravo, Marcolino. Vedi che è il più intelligente, Marcolino. No, erano già 12 minimo dentro. Solo Marco ne ha fatto 3. K3, 5 minuti fatti. Allora, che cazzo? Siete pronti? No. Siete pronti? Io vado, Io vado. Dove stanno andando? Vado. A me non me ne fotto un cazzo! Pezzo di merda! Ma chi è uno dei nostri? Vabbè. No, mi so, c'è detto Rain World. C'è nessuno. Dai, dove salgono? Qua? Sotto? Arrivo, arrivo. Ma è un poliziotto quello che ha detto la N World. Dove, dove? Sto qua. Sinistra, destra, sinistra. Oh, ma ce n'è uno sopra, 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 sopra. No, no. Non bloccarmi, non bloccarmi, fermo, fermo. È più un suicidio così. In due l'hanno traitato sicuro. Fatto, abbiamo perso. Ah, sparano ancora. Ah, c'è ancora qualcuno dei miei. È arrivata un'altra auto con 4 sbirri. Ma come? Ma hanno detto difesa organizzata, scusa. Ma? Cazzo di sì. Ma raga, ma siete sicuri? Assalto alla centrale. Assalto alla centrale conclusi i rossi. Ritorna nella centrale per l'identificazione. Ragazzi, siamo morti tutti. Ma siete sicuri che non sono 12, ragazzi? Se non so, se siete sicuri, avete le clip che non sono 12, andate in caffetteria, raga. Qual è il problema? Io non lo so. Per me è difficile contare, perché vai su un piano, ce ne sono alcuni, poi alcuni saranno già, vedi, guarda. Vedi. 10 ter, grazie. No, mi sa che sono morti tutti i miei. Ah, ok. Vabbè, oh, raga.
Un criminale è sparito. Non erano 12, ma comunque, va bene. Allora, caro Sadras, qualsiasi cosa era, potresti usare un torrente in banale di trombocato, se non può per me attrazione avrà segno d'ufficio, ha compreso i suoi diritti? In arresto, è il diritto di rimanere in compreso? Silenzio, qualsiasi dirà, potrà... Bravo, caro. Mettiamo tutte le manette, li mettiamo dietro quelle ringhiere gialle, a fianco alle altre a muro, e poi iniziamo a reggere diritti, a uno a uno. Eravate 10, qual era l'ultimo, ragazzi? Me ne manca uno qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ecco. No, 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 è lo stesso che da qua. 2, 4, 6, 8, 9... Forse raga, senza fare i coglioni, fate gli agenti di polizia e non fate i cazzoni. Ok, niente battutine cazzute, niente cose. Avete vinto sta gran coppola di minchia, ok? Caro, se sei mafioso. Caro, se fai una capriola sei morto. Se via, hermano. Via. Ma questo è mafioso. Sto basta. Alve. Vieni di là. Vuole che vada in caffè, forse. Peccato, ragazzi. È andato male. Il nostro salto è andato male. Erano veramente tanti, Erano davvero tanti, raga. Erano davvero tanti. Peccato che erano tanti così. Perché... non se la sono giocata ad armi pari. Peccato. Vabbè che si sa, la saltata centrale è difficile, ragazzi. Così. Ci abbiamo provato, per l'RP che c'era bisognava farlo, perché era giusto così, raga, secondo me. Poi magari ho sbagliato io, mi sono fatto prendere un po' la mano e tutto quanto. Dentro devono essere 12 più supporto 5 FDO. Allora, non erano 12. Iniziali... un genio, poi secondo me erano molti di più. Non lo so, ragazzi, io quello che avevo visto non può già contarli, era impossibile. 2 sotto, 3 su un piano, 2 sotto garage, 3 al desk, cioè come cazzo facevo a contarli tutti? Tu vai, vieni in caffè, Hammer. Vengo in caffè? Allora devo andare un attimo in caffè. Niente, ragazzi. Ah, Hammer, sono d'accordo, ci Alves. Hammer, sei come schettino. Perché? Hai mandato a fondo il capito, gli hai fatto. Lui è quello che conta più di tutto. Adesso dobbiamo andare a liberare noi sei uomini. No, già cazzo. Hai lasciato i tuoi uomini in mano ad Alves. Esatto, una sicurezza. Roger e Molis, manca un rosso. Ma mi ha detto Alves che è tornato ora, ma dov'è? Non c'è nessuno. Io ne ho visto tornare uno con la macchina tutta bucata. Raga, io sono smutato adesso. Devo mutare? Sì, sì. No. 8, 9. Manca un rosso. Guardate gli ID che ci siamo salvati prima, per favore. Vediamo. Allora, ragazzi, ce li ho scritti tutti. Allora, 289 KK. Ok. Lui c'è. 190 d'Artigno. C'è. 151. Sì. Ma non è che c'è ancora Antopat, c'è? Cioè? Ma ragazzi, 317. È capace pure che sono andati in 9? Sì, c'è il 317, no, erano 10. 259? Sì. 214. Raga, ditemi chi sono. Molis, te li sto dicendo appunto per il tuo foglio. Molis, sto cercando e sto dicendo sì o no, cioè penso che più di così. Molis si ha scritti, non io, E li ho scritti sul foglio, mi dovete dire l'ID a cosa sta. Poi vai avanti, Roger. Ok, poi ARF l'abbiamo detto. EMA 214 c'è, cioè, Molis, te? Sì. Già detto, sì. Sì, c'è. Stormer 210. Sì. 187 tranquillo, sono scarso. Sì. 312 stella della Wave. E poi chi ti manca a te che non ti ho detto, Molis? Ale c'è? C'è. Il 312 non c'è, ragazzi. Sì, c'è in fondo a destra. Chi ti manca, Molis? Ale, ah no, Ale c'è, me ne manca uno, raga.
Raga, ma uno è crashato prima dentro lì, dentro... No, no, era secco, no, era secco, un poliziotto. No, poliziotto. Forse è K. KK no, c'è, fanboy. No, no, KK no, c'è. Il 312 non c'è, raga. Sì, Alba. Sì, c'è. Quello della wave, c'è. Sì, c'è. Manca, allora sono andati in 9. Ah, sono in 9. Me ne manca uno. No, ci raga, sono. Erano 10. Ma Alve l'avete contato? Alve? Tu hai fatto... No, Alve, no, Alve. No, no. Ammer, è la live, tu? Io sì. E guarda, vabbè, qualcuno vado a vedere quanti sono, ma sono 10, erano, abbiamo visto. Allora, io ho bringato l'ID 190. Dimmi te se c'è. 190. Sì, sì. 151. C'è. 190. 214. Sì. 195. 195. No. Non c'è il 195. E non c'è il 195. Non è proprio online il 195. Vado a vedere chi era, vado a vedere. Infatti, secondo me è il 195 che manca, perché io li ho bringati fuori, perché cosa facevo? Ogni volta che morivano i rossi li bringavano il partito. Sì, sì, è lui, è morto da pandemi, albanese è un top. Albanese è un top. Aspetta che sì, però sì. Mi sa che c'è qua albanese un top, io non ho visto. No, non c'è. Ok, manca solo lui. Manca lui il 195. Ma sì, è solo lui, l'ho segnato. Ha chiuso 195. Gli allora, sì, Amer, 195, devi essere sincero, però, Dimmi. No, me, no, mi serve Eddor, non Amer. Eddor, mi chiamate no, te lo chiamo io, te lo chiamo io. Chiamami Eddor. Ok. Però ragazzi, non avevate detto che erano 12 di difesa organizzata? Io, 12 più 5 di supporto, come da regolamento. 12 che dopo sono, un po'. Che sono arrivati dopo un bel po' della sono sera. Arrivati dopo 20 minuti dall'inizio. Ci mettete tempo ad entrare, loro possono chiamare il rinforzo, insomma. Come da regolamento. Ah, sta arrivando. Qual era quelli di 168? Sì, comunque Hammer avete perso perché vi eravate organizzati male, perché due si sono saliti sulle scale, era una scala senza uscita e si sono trovati con tutti i poliziotti addosso. No, quindi prendete, quello anche. Da 10 eravate già 8. Anche i primi due io li ho sì, tagliati al pesche che erano ferri. A me mi dovete scusare, ma io sarei entrato tutti e 10 dalla porta centrale, raga. Dopo 5 minuti, ragazzi, eravate in 6. Le scale è finita. Sì, se ti cambi le scale, glielo dai in bocca. Dividersi così è proprio. È stato stupido. Il parcheggio non l'avrei neanche calcolato. C'erano 10 agenti solo nel parcheggio. Tanto vale. O pusci tutto compatto sotto la porta principale. Non si può pushare. È arrivato, Alve. È arrivato. Peccato. Allora, scusate, devono essere 12 più 4 o 8 più 5. 4? No, 12 più 5. 12 più 12. 5. Leggi nel regolamento, Amer. È stata allora, questa azione qua, per mia decisione, quindi non c'entra niente lo staff, non c'entra niente la polizia, questa è stata la mia decisione di farla equa per tutti quanti da regolamento. Questo è stato il primo vero assalto regolare che è stato mai fatto su Grau. Perché questo? Perché secondo me, dato che ci sono 6 mesi di lavoro dalla polizia e comunque l'esigenza tua NRP di fare questo assalto qua, era giusto farlo con i numeri esatti del regolamento. Quindi attaccare la centrale di polizia è una cosa difficile, però attaccarla contro 17 è un conto, attaccarla contro 23 come erano prima io l'ho bloccati e ho detto no, così no. Quindi si fa tutto tramite regolamento. Io vi ho avvertito, vi ho dato l'avvertimento perché volevo che vi organizzaste, che fosse la difesa organizzata e che fosse equo. Quindi questo perché? Perché la gente deve sapere in RP che attaccare la centrale. Continuare a scrivermi che non è così. Aspetta che... Ragazzi, se da regolamento è così, non è che lo stanno dicendo loro, cioè nel senso, loro gli stanno leggendo il regolamento. Hammer, prendi il regolamento. Sul regolamento la cosa della difesa organizzata in un assalto alla centrale non c'è neanche. Quindi in teoria loro potevano anche essere 23. Per farla più equilibrata abbiamo detto facciamo come se fosse organizzata in un'attività eccetera, con 12, siccome quando è uscito sul giornalino l'attacco è organizzato, quindi massimo 10 12 FDO, si pensava noi che fossero massimo 12, difatti no, più 5, ma poi l'abbiamo detto dopo con Alve. Ma non l'avete scritto da nessuna parte, cioè nel senso loro non lo sapevano, capito? Però comunque ci sta. Il fatto Hammer comunque avete atterrato 4 poliziotti o 5. Cosa? Avete atterrato 5 poliziotti. No, prima che arrivavano gli altri 4 ce n'erano solo 2 su, No, eravamo sempre eravamo molti più, così c'erano 3 sulle scale che stavo aspettando io, solo sulle scale erano 3 poliziotti. Uno era quello che gridava la N-word in su e giù per le scale. Uno è rimasto vivo. Non sappiamo chi è. È quello con le treccine bianche. È Clay allora.
Cos'è che gridava? Gridava la N volando in giro per le scale. Clay. Ma è stato sbannato. Mi sa che è stato Clay allora. Che cazzo vuol dire che gridava la N word nelle scale? Mi è tutto rincoglionito. Strillava Alve Jack. E non l'avete dannato? E non l'avevo visto. Non si capiva chi è, chi no, fosse. Chi era. Io pensavo fosse più Anthony Sansone, invece no. Ma no, era tu si stanno a sparare in 5. Però è grave questa cosa qua. Ce n'è bianca e Clay per forza. E quindi anche il fatto che c'erano già tutti i blindati posizionati e tutto quanto. No, li ha tolti, li ha despawnati Alve Jack. Li ha quello, oltre a quello, è proprio quello che ha dato il via al considerare questo assalto come difesa organizzata. Altrimenti vi trovavate 24 poliziotti con. Boh, allora io, raga, ne posso così. Sì, sì, no, ma da regolamento tu è stato tutto legittimo. Assolutamente. Oh, Amer, ho scelto io di fare a secondo il regolamento, Amer, perché se tu attaccavi la centrale e non c'era nessuno dentro, iniziavano a rompere i coglioni. Sei mesi di lavoro, anche i miei sei mesi di lavoro dentro. Però sono stati bruciati, però come dici tu loro... Però da regolamento, però seguendo il regolamento, hai capito? Nessuno ha fatto organizzatissimo. Vabbè, ma guarda Alve, se non lo dicevi tu io l'avrei fatto da merda, eh. Avrei startato una Pacifico, una Blaine da una parte e avrei mandato gli altri a saltare, ve lo dico. Perché come me l'hanno fatta a me da merda, l'avrei fatta io da merda. Però, tanto non c'era scritto che da regolamento non si poteva fare. C'eri tu, abbiamo voluto farla C, l'abbiamo voluta farla come è giusto che sia. Ti rispetto, lo sai, l'abbiamo fatta e ci sta. L'importante è che abbiamo fatto qualcosa di carino, poi. Vabbè, ma tanto è una cosa positiva, tanto ci dà solo più RP per domani, però. E ancora, domani andiamo a meno. No, domani adesso Alve Jack mi deve liberare. Rimane, domani ti andiamo insieme a te, andiamo ad attaccare il convoglio dei tuoi uomini, fra. E mica è finita qua. Non so se lo sapete, ma il convoglio non c'è un processo in questi casi, eh. Ergastolo con il convoglio. Ergastolo diretto. Cioè okay. Noi li portiamo dietro con convoglio, ragazzi. Con convoglio. Penso conto li stanno già portando. Non è che li te cosa fa? Lo tippi all'interno del carcere. Eh sì, ma lo stiamo facendo stasera. Ragazzi, no, non lo fate stasera. Domani, dai, ragazzi. No, se no non siete equi, non siete non è giusto. Se volete farlo stasera, allora mi dovete fare entrare dentro e già attaccarvi adesso. Però non è bello fare quattro azioni contemporaneamente. Dai, rispettate le tempistiche. Anche perché non funziona sto cazzo di telefono, sennò potevo chiamare Argo. Più che altro, vabbè, aspetta un attimo, tolto il telefono, mi sembra corretto che, per carità, per quanto è ergastolo diretto, ma che queste persone vengano interrogate, identificate o no? Li portate in carcere così, senza interrogarli, niente, un cazzo? No, lo stanno facendo già, ma per me è giusto che aspettino, perché... Poi se perdiamo e ci attacchiamo al cazzo e tiriamo. Fate il convoglio, se durante il convoglio vengono liberati diventano latitanti, se non vengono liberati hanno il permacy. E così domani vengo fermato pure io, evviva. Duria. Secondo me non dobbiamo andarci. Vabbè, mandiamo gli arancioni domani a fare l'attacco, tranquillo. Stiamo tutti godendo. Ci mandiamo gli arancioni. Ma già loro dovevo mandarli qua con io insieme, che tanto non perdevano sicuro. Solo che tu stasera mi hai detto sta cosa, ho detto ma sì, facciamolo. E vaffanculo. No, scusate, ma adesso lo stanno organizzando già il convoglio. No, raga, ma fate fermare il convoglio stasera, eh? Non si fa stasera il convoglio, dai. Alve, però la questione secondo me è che la gente gioca più, cioè più gente la sera, quindi se noi dobbiamo aspettare domani sera togliamo anche il RP tutti i rossi, cioè uno sta fermo in centrale fino a se mi date tempo di andare a vedere se ci sono gli arancioni, potete farlo anche stasera per me. Mi dai un secondo, vedere, mi dici che è legit, vado sul Discord, basta che ci dico potete andare a distruggere, raga, arrivano subito. Vabbè, vai, fallo, fra, va bene, però per me non è... per voi. Potevamo aspettare domani sera e basta, e domani sera per organizzare, domani pomeriggio facciamo la TRP, non è possibile che uno va all'ergastolo così. Secondo me è sbagliato farlo adesso, assolutamente. No, no, ma lo so che è sbagliato, ma il perché le persone comunque le dovrei identificare, non è stato ancora fatto, devi interrogarle. Sì, ma ragazzi, li state interrogando in 9 in gruppo dentro un parcheggio, ma che è? No, io non sono neanche in RP, però sì, sto dicendo se... No, non sono più in generale, vi sto dicendo, ragazzi, che a livello di interrogatorio questi vi hanno assaltato la centrale. Solitamente quelli che fanno il negozietto li tenete un'ora in una sala interrogatoria, venite tutti quanti, questi assaltano la centrale, non ce n'è uno che l'ha portati dentro, cioè poi no, fate ma voi poi, ma carità, poi l'unica cosa che...
metti la cavigliera, sarebbe un fail mettere la cavigliera a chi dovrebbe andare nel castello. Vuol dire non far fare repi tutto il giorno ai rossi, se sta cosa va bene. Io avrei tirato in ballo, non capisco perché avete detto senza processo, cioè per me domani facevano il processo come tutti gli altri e andavano all'ergastolo. La centrale non c'è processo, non so, non c'è mai stato. Vabbè, lo fai per dare RP domani sera. Domani la volta buona per il contenuto. Alfa, allora lo sai bene che dentro la mia live sei iscritto e qua non lo puoi mettere. Ti devo bannare dalla mia live adesso. Scusami, no, ma io lo stavo dicendo anche cosa mi dice la testa? Uno sta fermo in centrale tutto il giorno. È una cosa dove c'è un dubbio. E questo è il mio lavoro. Qua è il mio contenuto. Tu vieni a dire nella mia live che sei dei miei. Questo è un server di merda. Cioè, fammi capire. Ma è sempre il giudice che devo sempre incazzare. Non è il poliziotto che manda l'ergastolo. C'è un procuratore che gli attacca una centrale. Pure il capo della polizia. Anche ma tranqui. Domani facciamo l'azione, la risolviamo. Ma mi arresti domani, non è che poi il brigadiere mi dice ergastolo, ciao. Ma fanno ridere di cosa, ciao. Raga? Qui c'è l'avvocato, qui c'è l'avvocato che ci può rispondere. Axel, quando ti rapivo? C'è il sicurezza accertata, non c'è direttissimo direttamente in carcere. E questo, chiedo scusa, ma questo potrebbe essere anche inteso come... Perché vi viene volta a sommo? Voi siete sicuri? Devo andare a vedere io il regolamento adesso? Voi siete sicuri che massimo 13? Ottaviano, dopo ti rispondo subito. Fra. Questo, sti cazzi. Minchia, quanta cazzo di gente mi ha scritto su Discord stasera? Guarda la foto. No, la questione è che loro andrebbero ergastolati diretti. Quale foto? Messaggi prima. Dall'altra parte. Quindi come va avanti? La situazione? Fate il cazzo che volete, dai, decidetevelo voi, sono cazzi vostri. Io sto con la mia chat adesso, dai. Fate il cazzo che volete, che cazzo me ne frega a me, sono la vostra fazione alla fine. Secondo me per equità era giusto aspettare, visto che avete fatto tutto bene, non vi sprecate all'ultimo perché perdete poi la gente vi rompe i coglioni. No, ma per me è giusto che loro possono essere liberati. Raga, tanto è andato a chiedere. Boh, adesso prenderà una decisione, vedrà cosa fare. Va no, bene, effettivamente, dai. Perché bloccare i ragazzi per 24 ore non è carino. Vabbè, ma gli puoi dare RP anche dentro la centrale, fra. Io mica su come cazzo si chiama quell'altro server là dove eravamo prima, Stranger Life. Quello là. Cazzo, su Stranger Life sono rimasto un giorno e mezzo in centrale io a fare RP. Vabbè, raga, è l'una, io vado a lavorare domani. Buonanotte a tutti, ammazzati. Ciao, vado anch'io. Cacati addosso, Alvia. Mi sa che lo tenni proprio io un giorno e mezzo in centrale su Stretchers. Ma che tipo, mai venire un gagotto fulminante, mamma, ti pare? Vabbè, mi vado a fare un po' di Warzone. Ti è piaciuto Ray? Ragazzi, però... alla fine non è stato Clay a Warzone. Abbiamo visto anche nelle scale c'eravamo io, Clay e allora, raga, scusate una cosa, adesso mi hanno mandato la foto del regolamento, no? Effettivamente, però c'è scritto in difesa organizzata massimo 12, non c'è scritto no, fermati, sotto che sezione è? Hammer? Attività non assalto alla centrale. È assalto alla centrale non esatto, quindi in teoria loro potevano essere 23. Alvi ha detto per fare una cosa equilibrata facciamoli essere massimo 12 più 5 di supporto, ma in teoria loro potevano essere 23, quindi è stata fatta una cosa a vostro favore. È stato fatto un off regolamento facendo valere i numeri della difesa organizzata, esatto. Non alla centrale ma in generale la difesa organizzata delle 12 persone, perché in teoria potevano essere tranquillamente 23, quindi è stata fatta una cosa di favore per fare una roba un po' più equilibrata. Il 12 vale solo per le attività, tranquillo Hammer, è tutto super legit, fidati. No, ma io sono anche tranquillo, ma a me mi stanno distruggendo la chat tra foto, no, messaggi e tutto, ma, e guarda, chiaramente devo far vedere anche a loro. Vabbè, che sì, ma così. Che mi stanno dicendo a dire che non è vero, allora vi chiedo a voi. No, voi dite una cosa, loro dicono no. Io. No, ma c'è regolamento qua, Hammer. Poi il regolamento c'è scritto che sì, no, ma io l'ho letto. Io l'ho letto, infatti, però quello che non era stato chiaro, secondo me, dicono loro qua, che sono anche i ragazzi che ci sono qua in chat, che praticamente il fatto che era stato scritto 12, massimo 12, dentro il giornalino, hai capito? Noi non... Poi, ok, magari avremmo perso lo stesso, quello che vuoi, però... E considera quello... chiedo scusa però a te e a chi ti sta seguendo, che se io non fermavo i rossi nel giornalino, loro attaccavano contro 23 persone.
Era peggio, Hammer. Era peggio, quindi abbiamo cercato di limitare un po' la questione. Perché era disdisa dell'organizzazione. Loro erano dentro, stavano entrando dal tetto della centrale quando io li ho fermati tutti quanti e li ho portati via, perché stavamo ancora discutendo qualcosa in caffetteria, quello che dovevamo fare. E quindi andare fuori dal concetto del regolamento dell'assalto alla centrale per essere un po' più garantisti verso tutti. Poi l'azione ha preso questa piega, ben venga, adesso ci sarà il trasporto, quello che ci deve essere. Vabbè, io vado a letto, buona vabbè. Sì, ci sono precedenti che vorrei... possono dire andava bene, andava male o cose, non ci sono precedenti. No, no, certo, anche perché non è mai stato fatto, quindi... Esatto. Ok, boh, allora io vado. Ciao, bello. Vai, vai. Grazie. Ecco. Ciao. Oh, ragazzi, ma come non è organizzata? Ma come non è organizzata? Se non è organizzata, ce n'erano 23, arrivavano tutti. Alfa, me lo stai capendo tu oppure no? Jacopo, l'ho già vista la foto che mi hai mandato. La parte sopra è quella ante... è quella che viene dopo. Ok, che non mi viene il termine. Quella che viene dopo alle attività. Ok, quello attacco centrale. Poi, raga, siete liberi di andare in caffè se pensate che è stato un errore e tutto quanto, ok? Però vi dico che secondo me non è... cioè, secondo me era legit, raga. Poi, come me l'hanno spiegata e come ho visto, è legit sta roba, raga. Non c'è un cazzo da fare, non è che... Adesso, buona, è andata così, doveva andare meglio, è andata male, che dobbiamo fare? Non mica mettere a piangere. Abbiamo forse sbagliato il modo di attaccarla, però ci sta, nel senso, secondo me, come hanno detto loro, poi non so se è vero, io non ho controllato, da quello che mi hanno detto loro, ragazzi, ne hanno ammazzati tipo 4 poliziotti. Gigi comunque... Oh, ma lo sai che mi stai rompendo proprio i coglioni? Lo sai, fratello? Ma lo sai che mi stai veramente rompendo i coglioni? Adesso te lo dico proprio fuori dai denti. Che continui a dire quitto, faccio, disfo ogni volta che perdi. Frate, se non vuoi perdere, non giocare con me. Con me si perde anche. Non ti piace? Vai a giocare su Impero, dove eri fino adesso, e vai a fare in culo. Basta, mi avete rotto il cazzo. E così tutti quelli che mi vengono a rompere i coglioni della mia fazione. Io voglio giocare secondo le regole. Se perdo, ho perso, mi metto la lingua nel culo e ho perso. Cosa cazzo volete? Non ho capito. Mi dovete fare incazzare sempre, oh. Mi fate incazzare più voi che loro. Ogni volta, se non si vince, server di merda, staff di merda, azione di merda. Quando vincete va tutto bene. Oh, mandate in culo però. Bene così farò. È questo che vuoi? No, non capisco noi, ma non capisco, non voglio neanche capire a sto punto. Perché mi avete cagato veramente il cazzo tutti quanti. Siete venuti tutti quanti in chat qua a dirmi che era un'azione di merda, che è un server di merda, che va allora quitto. Ciao raga, ciao. Andate. Andate a divertirvi dove sapete voi. Io sto qua, sto bene qua. Non vi piace la fazione, non vi piace il regolamento, non vi piace lo staff. Non vi piaccio neanch'io. Arrivederci. È stato un piacere, vi ho voluto bene. Un bacione. Oh, e che due coglioni. Ogni volta sempre qua a giustificarci, a giustificarci. Avete rotto il cazzo. Ma io, tra l'altro, perché mi sto perdendo? Non riesco a trovare il... Ah, ecco. Non riesco a trovare il 582 perché è sotto, non è sopra. Buonasera, bello. Buonasera, buonasera, caro. Allora, un attimo, adesso mi faccio due parole con voi, raga, tranquillo, tranquillo, ma proprio nel chill. Non mi togliono no clip. No clippe. Buonasera, principe. Domani con voi? No, no, lo fanno domani con voi, lo facciamo domani. Siamo usciti tutti, raga. Sincero, non va bene. Non va bene sta cosa qua. Calmatevi tutti se invece...
Esatto, Dario, esatto. È proprio quello che manca alla concezione di sto gioco. Quello che manca. Tutte le volte che si perde a lamentarsi come i bambini. Abbiamo preso il cazzo. Sono stati bravi, abbiamo attaccato male. Ma qual è il problema? Facciamo l'assalto a convoglio e domani escono di nuovo. Ma qual è il problema, ragazzi? Dove cazzo è il problema? Sempre a lamentarsi tutti. Volete quittare? Quittate, ragazzi, quittate. Non importa. Non importa, io il RP lo faccio anche con 10 persone. E cos'è che... Allora dimmi tu. Dimmi tu qual è il problema, dimmi tu. Perché mi hai detto domani chiama gli arancioni? Perché sopra hai scritto io quitto, va bene così. Perché? Qual è il problema? Voglio capirlo, spiegamelo. Qual è il problema di questa azione? Dove cazzo è stato il problema? Invece che in 23 li hanno fatti difendere in 12. Hanno messo 5 di supporto. Sono 17. Abbiamo deciso noi di farlo. Lo facciamo. Il problema qual è? Che non lo volevamo, non lo volevate fare. Ho deciso io di farvelo fare. Sono io il capo. Posso sbagliare? Non posso sbagliare io? Cioè, per capire, raga. Questa... Devi dirti che non è giusta? Perché non è giusto? Anche l'altra volta si è perso. E se chiamavo gli arancioni non si perdeva. Ma questo lo stai dicendo tu. Aspettato tutto sia da disco che la fazione. Vai raga, è giusto. Allora, io la cosa che ho detto, la cosa che ho detto l'altra volta, di come eravamo appostati quando hanno ammazzato me, cazzo, loro non sono gli arancioni perché facevate casino in radio e non stavate coprendo le porte giuste. L'abbiamo quasi vinta lo stesso. Ma non è che ti devi attaccare a ste cose, frate. Cioè, anche tu non hai 12 anni. C'hai un'età ormai. Adesso degli arancioni non ho proprio parlato. Ho detto semplicemente... L'assalto al convoglio lo facciamo fare agli arancioni. Voi siete tutti lì. Chi lo viene a fare l'assalto al convoglio? Io, zio Pimpi, Az e Joe? Con chi veniamo a fare l'assalto? Alveac? Zia Natalino? Veniamo noi a fare l'assalto? Che cazzo facciamo? Le prendiamo anche noi? I problemi li ho contatti in privato, non qui. Chiarisce, data. Rita, stai assaltando la centrale. E ha tutte le informazioni? Vincieli. Allora, non sto capendo, raga, ancora il problema avete. L'unica porcata è stata fatta quando? 12... Ok. Prendere da dietro e che non si aspettavano l'arrivo dei 5 in più. Tutto qui. I blindati sono stati tippati dopo la morte di due dei nostri. Ok, va bene. Allora, ragazzi, allora vi è stato però spiegato bene, no? Vabbè, comunque, raga, guardate, adesso chiudo anch'io perché mi sono rotto i coglioni. Il problema è che da alcuni dici che mandi gli arancioni a fare delle azioni. Rivedete un po' quasi. Cazzo, vedi parlare, ma non ho dato. Raga, non è vero, l'azione è venuta anche bene. Se non siamo riusciti ad entrare neanche tra un po'. Quando siamo entrati erano dentro in 4. Ma quando è morto davanti al blindato. Non era neanche ancora entrato. Ce n'erano 3 dal garage e 3 dall'altra parte. 3 al desk e 3... Io ne ho visti pochissimi dei miei. Non li ho visti compatti, fare con voi, andare dentro insieme. Avete visto i pilotti come hanno pushato quelli sulle scale? In 2... sparando dappertutto, li hanno buttati giù. Io non ho scritto... Un'altra cosa, ovvero 8 più 4. Non hanno scritto 8 più 4, Rita, non è vero.
loro hanno scritto in difesa organizzata massimo 12. E avete ragione, la prima cosa che ho detto io a loro in chat e dentro lo staff è stata: voi avete detto in 12, ma ne avete messi altri 5, non l'avete comunicato, ok? Non ce l'hanno detto, avete ragione. Tanto loro dicono che è stato legit. Cosa dobbiamo fare adesso? Spiegate. L'unico errore è stato che hanno comunicato il numero esatto, ok. Ok, K, su questo hai ragione, ed è stata la cosa che ho contestato anch'io, se avete sentito. Però loro hanno detto, se non mettevamo 12, erano tutti. Non era peggio? Ok, però questa azione la dovevamo fare noi, se la sono organizzata con Alve, e Alve non ce l'ha detto. Ok, questa cosa qua è mancato, questo passaggio. Credete che se comunque non arrivavano quei 5 magari la potevamo vincere? Può darsi. Proviamo a chiedere di rifarla con la consapevolezza di farlo, se volete. Facciamo questo. Io più di questo non so che dire, raga. No, aspetta, io sto solo cercando di capire qualcosa. Poi se vincevate era 10. Esatto, 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 Rita. Lo so, però noi abbiamo contati. Quanti ne abbiamo fatti? Adesso solo uno vivo. Ma non è vero, ca. Vatti a vedere la live, vai indietro. La mia la puoi tirare indietro. Ragazzi, ne erano almeno 6 vivi, li ho visti io. Ma non è vero. Avete contato male o avete... non lo so. O qualcuno ha mentito, fra. Perché non era... non è vero. E poi, invece di quittare e fare così, andiate tutti dentro sta cazzo di caffetteria. Vengo anche io, portiamo le clip, facciamo i conti, chiediamo le cose e vediamo cosa ci rispondono. Non è un problema. Esatto, sì, ma se questo è giusto non puoi cancellare quelle che vuoi, ma solo quelle della tua fazione. In questo caso i rossi a salto ne possono cancellare solo le indagini riguardano i rossi, è giusto. Via, cominciato sempre, anche perché ma pensa che prima io ho detto, raga, andate, cazzo, siete forti, ma come non andate? Ero io a dirgli, credo più io in voi, le ha detto anche Ayaz, crediamo più noi in voi che voi stessi. Ma dai. Ragazzi, allora Ayaz, questa cosa che stai dicendo, Alve ha detto 5 più 8, non era sul giornalino hanno scritto difesa massima legale. A chi l'ha detto questa cosa 8 più 5? Alve non sapeva neanche cos'era il regolamento, raga. Alve non lo sapeva, ha detto andate a vedere, andate a leggere, che se fate una cosa non ve la fate annullare. Questo ha detto Alve. Quello che dice l'admin. Non capisco dove si trova tutto. Si trova sul regolamento. Te lo faccio vedere poi io, Iaco, dove si trova sul regolamento. Se permano si crea un nuovo personaggio, via, questa azione valga la lezione per la successiva, stessi errori e giocare più di squadra. Ma brava Deborah, cioè ci sono le ragazze che vi stanno spiegando le cose, cioè vi rendete conto, le ragazze, ma quale cazzo è il problema? Ma io mi sono incazzato, ho detto fate cagare, andate a far culo, mi fate per ma, non ho detto niente, GG, bravi ragazzi, peccato che non ce l'abbiamo fatta. Era rimasto in due, sti cazzi, vabbè. Oh, è andata così. Basta, qual è il problema? Se ci ripermano,
chi facciamo lo sceriffato, andiamo in polizia, facciamo qualcos'altro, ma quale cazzo è il vostro problema? Non riesco a capirlo, problema mio forse. Luca, grazie delle 14 stelle, bello mio. Esatto, bravo, bravo Davide. Hai detto insieme a Marcolino? Esatto, se avete le clip dove avete fatto sto tango 6-1 e tango 6 l'altro, erano già 12. Tu hai detto 5, l'altro 6, non so cosa avete detto. Ok, se avete queste cazzo di clip che le avete fatti veramente, 11 cristiani, portatele, le vediamo. Nel giornalino l'hanno scritto 12. Ok, siamo tutti d'accordo, ragazzi, che hanno scritto 12 sul giornalino. Avete ragione, l'ho detto anche io. Non ce l'hanno comunicato. Che vogliamo fare? Andiamo in caffè? Venite tutti in caffetteria. Chiamiamo Alve e denunciamo questa cosa che non ci è stato detto. Se per loro è da rifare, la rifaremo. Se per loro la dobbiamo prendere nel culo, la prendiamo nel culo. Ma dovete chiederlo nella dovuta sede. Me lo fate il favore? Manco ho partecipato all'azione, non mi hanno scelto. Ma sì, infatti. Ma raga, ma c'è il per forza, ma dov'è il problema? A me non abbiamo rapito nessuno. Abbiamo cosa da fare per liberarli. Posso di assaltare, avrei dato qualche info. Ma no, ma era da fare, ragazzi, era da fare, dai, ma che conigli siamo? Abbiamo la casa spottata, tutte le informazioni su di noi, una decina di uomini con l'ergastolo, io col processo. Ma che conigli siamo se non andiamo a fare l'assalto per cancellare le prove, raga? Io tutte le volte che ho giocato in RP si è sempre fatta sta cosa. Si va e si fa. Capo, ora che ti stanno chiamando in caffè, eh? Sì, la fazione mia e decido io, ma perché? Ma perché bisogna essere così, raga? Perché se no così l'RP è finito. L'RP è finito, ragazzi. Vogliamo giocare super safe. Nella V4 faremo una fazione di nascondini. Ci nascondiamo sempre. Andiamo in giro con la maschera, mettiamo la roba nei magazzini e a casa ci andiamo solo la notte alle 4. Come fanno tutti i player. Come fanno l'80% dei player qua dentro. Vi piace così? Io però non verrò con voi, io sono uno streamer, ho da portare dei contenuti in live, a me giocare così non mi piace, non mi va bene, perché alla gente non piace, alla gente fa cagare, lo capite? Hai vinto, bravo, sei arrivato fino alla V4 senza farti fermare, bravo, lo sei tu, tua sorella e tua madre, basta, chi se ne fotte? Io sono qua, prima avevamo 80 cristiani qua che ci stavano guardando, che avevano voglia e il piacere di vedere quell'azione perché è bella da vedere. Se arriviamo a capire questo, bene ragazzi, se no io non so che dirvi. Sciogliamo la fazione e rimango con chi vuole rimanere con lo streamer, quello che porta contenuti un po' anche facendosi vedere. Porta un RP anche più aperto perché ha bisogno di contenuti, se no è inutile che io vengo a streamare questo gioco. Spero che questo sia chiaro per tutti. La giudice era bella, mica era a terra sdraiata la giudice, tanto mannaggia il cazzo, ecco dov'era perché non la trovavamo per rapirla. Fotte il minimo, quindi non hanno detto nulla, sbaglio. Esatto, 8 è il minimo. 8 è il minimo, il massimo è indefinito, quindi se ci sono 30 sbirri possono venire in 30. Ci hanno fatto fare una cosa equa, abbiamo perso lo stesso, dov'è il problema? Io vedo la live di Alve, erano 7-8 al garage, un paio al desk e al primo piano. Appunto Angelo, quelli erano. Mi manderesti per favore il link del tuo Discord?
Ah, guarda, te l'ha messo Angelo, guarda, te l'ha messo il mio moderatore. Angelo, detto Dyson. Io ho una domanda per drammatizzare. Chi ha trivellato la sinistra? Ecco, questo vorrei saperlo anch'io, raga, da voi. Lo vorrei sapere anch'io, senza entrare nel merito di questa azione. Fate mettere le regole precise per l'assalto alla centrale. Antonio, le regole ci sono già precise. È stato fatto questa cosa. Madonna, 63 commenti, raga, sono indietrissimo. Soltanto per fare una cosa più legit. Beh, non mi sembra. Da conigli, perché apri l'RP anche. Allora, dando info che non hanno. Comunque poi... Esatto, ma quando io ho detto che volevo rapire i poliziotti, non so se hai detto, Alve ha detto, stasera non è possibile farlo. Io volevo rapire giudice, quelle cose lì, ho il ticket per quello. Il mio RP stasera doveva essere rapire giudice, rapire procuratore, rapire capitano Mike. Avevo l'assalto aperto, il ticket aperto ed accettato. Non l'ho fatto perché Alve mi ha detto, no, stasera non lo puoi fare, non lo so per quale motivo. Ha detto andiate a saltare, ho detto non ho la documentazione giusta, ma ha detto te la do io. Boh, l'abbiamo fatto, raga. È morto qualcuno? Stasera dormite lo stesso, mangerete lo stesso domani? Spero di sì. Il bello è che se non c'era Alve andavate in 10 contro 23, ma se Alve non li avvertiva, poi avrebbero contestato che non c'erano prodotti a difendere. Esatto, Angelo. Il problema sta qua. Ok, questa è una cosa che a me non è piaciuta tanto, ok? Perché quando hanno fatto l'assalto a me, a casa mia, l'hanno fatto da merde. Da merde l'hanno fatto. Quando a casa non c'era nessuno, perché il regolamento non lo vieta, ma il regolamento non vieta neanche di startare una Blaine e poi dopo, quando i poliziotti sono là, vai a fare l'attacco alla centrale. Se hai un ticket aperto vai quando vuoi. Solo che no, non andava bene, bisognava avvertirli, signorini, perché sennò poi piangono e rompono i coglioni. Questo io sono d'accordo con i miei ragazzi, sono d'accordo con voi. Purtroppo però, ragazzi, questi sono cose che non succedono solo a noi, succedono a tutti e succedono su tutti i server. Quindi questo è il gioco e queste sono le regole. A chi non piace e non va bene è inutile che stia lì a rompere i coglioni, perché tanto è così qua, è così sugli altri server, è così dappertutto. Nascondersi in RP non ha senso, campare anche su GTA non si può vedere. Bravo Marco, bravo, bravo. A parte camperare, ma proprio il fatto di nascondere, cioè, sono cose che io non tollero, raga. Non era un attacco nelle tue decisioni, ma il mio parere. No, ma ci sta, Gio, ma ci sta, ma io ragazzi, sono tranquillissimo, io sono tranquillo perso. Le cose che sono state sbagliate dello staff le ho dette, le cose che sono state giuste le ho dette. A me quello che dà fastidio sono le persone che piangono. Quelle non mi piacciono. Non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Perché questo attacco è stato fatto in maniera particolare. E siamo d'accordo. Ma era per bilanciare le cose. Neanche questo ci va bene. Perché invece che 12 sono stati venuti altri 5. Che proprio quello... Non sono riusciti a mettere quella cosa piccolina lì. Smettete di trollare a carcere. Anche questo non va bene. Cioè, io ragazzi, tante volte vi ho detto che ci sono cose che non mi piacciono, ok, qua dentro. Ma tante volte ci sono delle cose che sono giuste. Questa sera abbiamo perso un attacco. Sti cazzi, domani faremo l'assalto al convoglio, magari vinciamo quello. Perderemo anche quello, verremo fermati. Dopodomani andiamo a fare gli sceriffi. Mangiamo, dormiamo, facciamo l'amore lo stesso con le nostre fidanzate. E rimane comunque un giochino. Più chill, raga. Poi parliamo ora, calmati, ma io sono calmissimo, fra. A me mi fanno sbottare queste cose qua dette in live mia quando sono con 80 cristiani e per me li trovo attacchi non carini e anche, te lo dico, perché così siamo chiari davanti a tutti, una mancanza di rispetto, perché stai continuando a dire questa cosa degli arancioni e questa cosa qua non te la permetto perché non è vera. Perché se io pensassi che arancioni sono più forti di voi e voglio stare con loro,
vado dagli arancioni, dico Argo posso stare con voi e ci vado. Non ho nessun vieto in questo, ok? Non travisiamo le cose come ci vuole e come ci viene più comodo, perché questa cosa qua, sono una persona che veramente non le piacciono questi attacchi qua, perché non me li merito. Non vi ho mai fatto mancare niente, non vi ho mai mancato di rispetto, soprattutto a te. Dovevi essere pure vice boss finché ce n'è. Vai a terra, mi dici ho quitto finché ce n'è. Io non avevo parlato degli arancioni stasera. Zero. Arriva Alfa, mi dice questo è un server di merda, dove un server di merda dove io lavoro e mi manca di rispetto anche lui. Sono stato mancato di rispetto dai ragazzi della mia fazione nella mia live. Ti sembra una cosa logica? Fatemi capire questo, ragazzi, se pensate che sia logico, va bene. Io questo non lo accetto. Vi permetto tutto, in gioco e fuori. Ma qua, no. Regola scritta in una... E vabbè, raga, per una volta che si incazza me ci sta. Bravo, Gle, diglielo. Esatto, bravo Jacopo, che ha visto che ha capito. Dato che aveva dato questa voce, è stato un attacco con difesa organizzata, in modo di mettergli in meno persone. Voleva darci una mano, ragazzi. Spero che sia chiaro questo. Ci hanno arrestato tutti, abbiamo fatto l'attacco alla centrale, Ciru. Ci hanno presi tutti. Che peccato. Ma l'avrei fatto, Anto, come ho fatto con la poliziotta l'altra sera. Che peccato, se prendevi la giustizia potevi evitare a prendere qualcosa. Io, guarda. Con l'altra sera con la poliziotta ci ho provato a baccagliarla, purtroppo non ci è cascata, ma poi quando secondo me si stava un po' ammorbidendo è arrivato l'avvocato a rompere le palle. Angelo, ti consiglio di fissare il link Discord così fa cliccare. Non fa cliccare così, Lupo. C'ero io in quell'assalto, era uno schifo, il motivo per andare via della molestia. Quale assalto? Non c'era nessuno nel governo né in giro, ecco perché non potevi... Esatto, quindi cosa facevamo? Devo cliccare. Vabbè, tolto il primo papo. Maledetto Angelo. Infatti la prossima volta in quel modo. Vai a vedere il nuovo clip, ma sì. Magari facciamo sceriffo, esatto. Io non tanto con la spella a petto, non mi ci vedo tanto, Luca. Fatti a vedere che se vincete domani non se ne parla più. Esatto, Cleo, esatto. Mi stanno portando in carcere. Ma non importa, hanno detto che lo fanno domani, bene. Non lo fanno domani, raga. Che vadano a cagare. No, non è possibile che sono stati portati, perché me lo dovevano dire se erano stati portati, raga. Consiglio ai rossi e alla polizia di smetterla. Evidenziare interdetto. Ma che cazzo stanno facendo?
Io ne sto al 100. Nelle oltre 3 ore di chiamate ci siamo fatti, moriamo. I sceriffi ignoranti della V4 con Dyson e si pippa, c'è confiscata. Non me ne sono andata nemmeno dopo tutti i problemi. Gli stessi che l'hanno ora. E questo credo che sia un punto. Datemi una cane, chiamatemi. Grande AIDS, bella. E quello, raga. Capper gastolato. No, amore. Vabbè, ma ti possiamo venire a tirare fuori, no? Ma come li hanno portati in carcere, no? Io domani mattina. No, ma vero, ragazzi? Ma come vi hanno fatto il wipe? Ma come mi hanno fatto il wipe? Ma come mi hanno fatto il wipe? Ragazzi, scusate il disturbo un attimo, ma gli altri sono già, li avete già whippati, li avete già fatto tutto quello che... Hanno, li hanno messi adesso in carcere, Permager. Ma scusa, ma avevamo detto che dovevamo fare l'attacco domani? No, Alve ha detto fate come cazzo volete, lo fate stasera. Ma no, raga, avevo anche detto, chiamo gli arancioni, mi ha detto no, lo facciamo domani e tutto. Allora... Scusa, io sono rimasto fuori dall'assalto apposta, avrei chiamato gli arancioni per far assaltare quelli che le portavano al carcere e tutto quanto. Alve era rimasto che andavamo a fare l'assalto insieme, qua, là, volevamo fare, disfare. Ma... Quando Alve ha detto che andava a parlare con la sua chat, ha detto fate cosa volete, chiamate chi volete, per me va bene così. Ma a me non mi avete detto niente. Ma eri qua con noi, eh? No, raga, io sono uscito dall'assistenza quando avete deciso forse di farlo adesso. No, aspetta, ferma adesso. È stato deciso prima quando c'eri anche te in là, qua così in assistenza prima. Che lo facevate adesso? Che lo facevate? Una sega, che continuavano la scena da adesso. Cioè quello che è la normalità, quello che è la normalità. Adesso. Aspetta che vedo su un attimo. Ma qui continuano a dire tutti così, hanno detto che si faceva domani, infatti non, penso di non aver capito male io. Poi se abbiamo capito male tutti, porca miseria. No, anche perché sennò, raga, anche da solo avrei provato a fare qualcosa, cioè avrei chiamato qualcuno. Interrogare, ma l'assalto veniva fatto domani.
Allora, ho detto ora procediamo con l'interrogatorio, domani si farà un convoglio. Quello è quello che avevo detto io. Ma infatti guarda che a noi siamo rimasti tutti così qua. Ma che è quello che dico io è legge? Quello è quello che avevo detto io, secondo me aveva più senso. Eh sì, ma infatti guarda che secondo me il fatto che Alve ha detto fate quel cazzo che volete era riferito all'interrogatorio sotto al garage. Ma comunque la scena bisognava farla domani. Niente, non rispondo, Ammeri. Ti invito a parlare direttamente con gli owner non appena disponibile. Ok, tranqui, grazie. Figurati. Ciao, bello. Ciao. Vabbè, niente, ragazzi. Nemmeno un interrogatorio ci hanno fatto direttamente, ragazzi. No, beh, allora. Ok, adesso passiamo, ok, dall'essere... Secondo me loro sono passati dalla ragione al torto in un attimo. Adesso io mi schiero totalmente con voi. Perché questa l'assalto ok, ma questa no, questa è una merda. Questo non va fatto, questo lo dico qua, tanto mi staranno guardando e domani gli faranno vedere la clip di Adalve che io dico queste cose qua al mattino prima che poi io possa parlare con lui poi si incazza con me a pomeriggio. Ma lo dico e non importa, questa, se è veramente così e hanno whippato tutti senza neanche dargli la possibilità di fare un assalto, è una vera merda. E quindi poi si vedrà noi cosa fare, perché a sto punto, se veramente dobbiamo essere trattati come una pezza da piedi dalle persone che vanno il cazzo che vogliono, giocano da sole. Chiaro. Hanno buttato giù una fazione di 30-50 persone. Sono in call con gli altri. Con chi, Jacopo? Beh, ma ragazzi, adesso esco anch'io, poi vediamo. Hammer, te lo dico. Sinceramente, quando assalta la polizia. Allora va bene, mentre siete voi. È organizzato. Ha ragione Capone, ma questa è anche un po' colpa mia che ti ho mandato lì. Quello, raga, mi prendo io le colpe di questa cosa qua, perché comunque è colpa mia, non vi dovevo mandare a fare questo assalto magari stasera. Come vi ho già detto, raga, purtroppo questo è un problema che se giocate con me c'è e ci sarà sempre, perché a me quello che importa tanto è il contenuto da portare in live. E a volte si fanno delle scelte azzardate per far vedere delle belle cose dove magari può andare anche male. Questo perché Alve l'hanno fermato 12 volte ed è un grande streamer a fare grossi numeri, il contrario di quelli che fanno 2-3 spettatori, fanno un RP tutto rinchiuso e tutto, non fanno mai un cazzo e si conoscono loro, sua madre e sua sorella che li guardano e sono quelle persone che giocano quel tipo di RP tutto nascosto che si attaccano al personaggio per 14.000 versioni. Perché quel personaggio non gli deve morire, perché si attengono più al personaggio che alla fidanzata. Questo però, Capo, è un po' colpa mia, ti chiedo scusa se ci tenevi così tanto, lo sai che ti voglio bene come un fratello. E ci sono rimasto male, frate. Se ci sei rimasto male tu, per te ci rimango male, perché veramente non mi aspettavo che questo personaggio te lo portavi dietro da un anno e tutto quanto. Napoli fa questi, whippato tutti, senza motivo. Ma ragazzi, ma bene così, bene così. Lo dico, questa cosa mi ha fatto veramente girare i coglioni.
di questo non parliamo qua, ne parleremo in sede parata sede con chi per esto e vediamo se le cose devono rimanere così oppure se magari ci danno la possibilità di fare qualcosa. Se non ce la danno, ragazzi, siamo a 93 like, ma 7 likettini li mettiamo un attimo al volo a volo, belli miei, ci troviamo lì con la mano sul telefono. Ne mancano 7 per arrivare a 100. Siete 14 non follower, maledetti a voi. Polizia postale, attenzione! Abbiamo sul canale 14 intrusi, c'è qualcuno che può fare qualcosa? Maledetti! Dai, lasciate un po' di like, un po' di follower. Pezzi de manzo! Oh, bravo, Anto, Manuel, grazie per i like. Forza, raga, dai, dai, dai. Eccoli, eccoli, eccoli. Jacopo, grazie per il follower. Tania, Angelus, Davide, Noemi, Antonio, Manuel, Alessandro, grazie per i like, belli miei. Benvenuto in famiglia, Jacopone. Benvenuto nella famiglia dei maledetti. In un attimo, in un nullulla, appena ve l'ho chiesto siamo arrivati a 101. Ma siete proprio dei maledetti, ma ve lo devo ricordare io di mettere like. Vi ho anche fatto il sondaggio. Ce l'avete davanti allo schermo. Schiacciate sto cazzo di pollice, no? Belli come il sole. Allora, siamo arrivati ai nostri 100 like, il nostro obiettivo è stato superato di nuovo, come tutte le sere, perché i maledetti non si fanno, non si tirano indietro davanti a niente. Allora, dov'è la mia chat? Scusate, ho perso la chat, arrivo Mi è caduta la live, hai detto qualcosa su di me, Fra? Sì. Fare adesso tutti, esatto, hai ragione K, hai ragione, chissà oggi. Esatto, K. Questa è una merdata quella che hanno fatto adesso. L'ho detta chiaramente. È una vera merdata. Antonio! Grazie delle 50 popolettino! Bello! Oh, ma intanto, Anto, smettete di piangere. Stasera eravamo 87 cristiani. Ragazzi, sono le prime 50 stelline. Manco i like lasciavate. Maledetti a voi. Tacagni! Domani si assalta la prigione con gli arancioni. Non si può fare. Una volta che sei dentro, sei dentro. Vai, Anto! Grande, Michele. No, raga, allora adesso voglio vedere se i miei ragazzi sono tutti in Discord. Vediamo che dicono. È solo che non posso entrare con la live smutata da questi maledetti che non so cosa stanno dicendo, non so se potete sentire. Magari sono molto arrabbiati e gli possono uscire parole che è giusto che non sentiate in live. Adesso ci vado a parlare un attimino. Abusivi, maledetti, anche aggiungerei. Hammer si era deciso di... Sì, ma ragazzi, si era deciso che si faceva domani. Ok? Sono d'accordo, K. Si era deciso che si faceva tutto domani. Hanno fatto la merdata? Credimi che la devono riparare, perché così non funziona. Credimi, se non la riparano, ragazzi, prenderemo poi noi le nostre conseguenze. Ok? Tranquilli, perché a me va bene placarvi e darvi delle ragioni quando lo staff ha ragione, mettervi le cose in chiaro e farvi giocare un pochino più sereni, visto che l'RP e RP non ci moriamo veramente. Ma tutto ha un limite. Se voi mi fate fare una scena che avete deciso in una maniera, poi la girate in un'altra, perché c'era Alve, non perché c'ero io, non mi avete comunicato un numero piuttosto che un altro e non importa. Ma almeno la possibilità di riprendermi i miei uomini me la dovete dare, come ce l'hanno tutti. Questo non è giusto. Sembra normale che... Chi sei tu, Michele? Chi sei, Michele? Chi sei? Vediamo, mi sembra normale che... Che incolpano, che collaboriamo io e te in RP... Neanche ci conosciamo. Chi sei? Chi è? Questa è nuova. Non sono K. Tra l'altro Andrea ha già ragione, Andrea. K,
Cappone, sì, no, io di te prima ho detto che mi dispiace, scusami, è anche colpa mia. Come ti dicevo, è anche colpa mia quello che è successo, perché il tuo personaggio ci tenevi tanto, mi dispiace davvero di avervi mandato stasera, ma come ho detto ai ragazzi, amore mio, purtroppo io in quel contenuto c'avevo un sacco di persone in live che stavano guardando, siamo ancora qua in... ancora in tanti adesso a commentare questa cosa qua. Per me che sono streamer, queste cose io le devo fare e queste cose devono esistere. A me mi dispiace moltissimo che perdete il PG e tutto quanto, raga, però come vi ho detto, io sono in live, ho bisogno di portare questi contenuti un po' spinti. Alve è un ottimo streamer, fa numeri pazzeschi, ma è stato permato 8 volte. Non importa, raga, per quello che importa a noi, ok, la storia, ma questo è il nostro lavoro, quindi dobbiamo portare anche questo. Se a voi questa cosa pesa, la cosa di perdere il personaggio, di magari essere permati, di... lo so che stasera non c'erano i più forti, lo so che stasera si è rischiato, ma si doveva fare e si è fatto. L'azione è andata come è andata, da vedere non era brutta, l'abbiamo fatta, la live esplosa di gente e per me questo è l'importante, l'ho capito. Capone, no, ma sai cosa facciamo, ragazzi? Andiamo a fare lo sceriffato, Capone. Il proprietario del Galaxy, bro. Il... ma non ti ho mai visto. Il Galaxy, cos'è? La scoteca? Ma che ci tenevo, era solo che se doveva essere buttato lì, doveva essere... no, giusto, ad esempio, un assalto romano. Esatto, esatto, ma capo, ma cioè, adesso a parte tutto, raga, dobbiamo vedere. Allora, ragazzi, mi fumo una sigaretta 2 minuti. Sotto la chat. Ma capo, tu vieni in Discord un attimo, vengo a dirvi 2 cose. Parliamo, chiacchieriamo un momento, ti va? Libro la scodego, non vi può, non ci può tirare fuori Alveax, si sono whippati, non facciamo più un cazzo, ha lasciato me e lui senza scena, sarà contento Alve di questo domani? Vediamo. Di Tony lo conosco io e mica collaboriamo con lui noi, Iaco. 3 volte Alve è stato padrino, 2 volte durato 35, esatto, esatto, Ange. Ma quanta gente si era a guardare quelle live, raga? Era pieno. Poi, io non sono così estremo come lui, ma anche io comunque voglio far vedere delle cose della mia live, perché voi siete qua per questo, raga. Però non fa niente, importante giocare con te. Ti amo, amore, ti amo, capo. Grazie, bello. Sono contento che qualcuno mi rimane vicino anche in questi momenti. Ho sbagliato io stasera, siamo tutti d'accordo, l'ho detto, l'ho ammesso qua. Però se arrivo 2 minuti poi vado a Ninna. Ok, ok, buonanotte, alla prossima. Buonanotte, Nea, ti guardo su Instagram, dopo vado a vedere il messaggio che mi hai mandato, bello. E Andre, adesso che succede? Niente, se me li hanno whippati sono senza mezza fazione. Succede questo. Però, raga, non lo so, adesso vedremo anche... Eugenio, grazie mille del follow, bello mio. Un applausione per te, benvenuto in famiglia, fratello. Grazie di cuore. Grazie davvero, Eugenio. Siamo arrivati al superatondo, dai. Poi, tipo, dopo stasera, ti passi a Pippino. Affanculo, Aizzi. A tutti, ma... Vai a Ninna? No, dai, stavo staccando. Va bene, parliamo domani, tranquillo. Se sei stanco che devi lavorare, domani ci mancherebbe.
Ma puoi prenderti gli arancioni o non puoi? Sì, posso andare a fare un assalto con gli arancioni, ragazzi, ma che salto faccio se me li hanno whippati? Whippati li hanno cancellati già. Non possono fare niente adesso. Secondo me tu non dicevi? Secondo me ti... Esatto, esatto, Angelo, esatto, esatto, bravissimo. Hai centrato in pieno la mia arrabbiatura. È per quello che l'hanno fatto adesso, perché sanno che se arrivano gli arancioni domani li ammazzano tutti. E questo non va bene però, perché io stasera l'ho rischiata ad andare a fare una cosa contro di loro che erano il doppio di noi, e loro devono rischiarla quando è ora. Ognuno prende i suoi rischi nel RP, non è giusto così. Massima, non dargli retta, mica. Ma come fanno ad associare me e te? Dai. Quando mai ci hanno visti insieme, boh. Sì, potrei prenderli come... Ma loro hanno la loro fazione, Andre. Gli arancioni hanno la loro fazione, Argo è il loro capo ed è giusto che sia così, non vengono con me. Albe, penso che può annullare wipe, sì, ma se sono stati cancellati non possono ricrescere i personaggi, Angelo, capisci? Lo faranno con personaggi nuovi, per carità, se li rifaranno uguali, magari si annullerà, però vedremo domani che succede. No, non sono stati onesti, non sono stati onesti, no. In questo caso no. Allora, amori miei, io adesso stacco, vado a dormire, tanto sono usciti tutti quelli della mia fazione, non posso più fare niente. Se no rischio ancora che mi rapiscono pure e mi permano. Vi do veramente un abbraccio a tutti, ci vediamo domani, non vi perdete la live di domani che sarà veramente interessante capire adesso cosa succederà e come andranno le cose. Se riesco già al pomeriggio vi porterò qualche cosa di RP, così vediamo come andranno a finire le cose. Se sarò in caffetteria tutto il pomeriggio cercare di sistemare questa cosa, perché potrebbe darsi che va a finire così, lo faremo la sera. Però ci vediamo domani. Fuori grande, grande, amiche. Ma poi vediamo anche questa. Cioè, questa dove l'hanno scoperta, ma sta stronzata, fammi capire. Sì, sì, vengo adesso. Vengo, Jacopo. Vengo subito, Jacopo. Stacco la live e arrivo. Saluto solo gli amori miei qua in chat. Vi ringrazio tutti, ragazzi. Grazie mille per i like, grazie per le condivisioni, grazie per le stelline e grazie per i nuovi follower. Ci vediamo domani sera in live e vediamo come va a finire la cosa. O magari già domani pomeriggio. Sì, parlerò con Alve, tranquilli. Notte ragazzi, notte a tutti. Vi do un bacione e un abbraccio, vi amo. Grazie mille del supporto. Domani sera però appena vedete la live startata da Hammer, correte tutti in live perché ci sarà da sapere tante belle cose e vi spiegherò come è andata a finire tutta la situazione. Buonanotte, buonanotte Michele, buonanotte a tutti ragazzi, buonanotte Roberta, buonanotte Matteo, buonanotte Andrea, buonanotte Michele, buonanotte a tutti. Un bacio, un abbraccio, vi voglio bene.